Signori, buongiorno, vi ringraziamo per aver aderito all'invito. Ovviamente ringraziamo anzitutto il Ministro Bondi perché oggi ha fatto veramente, credo che abbia dato una dimostrazione di sensibilità e di interesse rispetto alla tematica che qui affrontiamo, di cui peraltro egli stesso è, come dire, convinto sostenitore e quindi credo ci dirà qualcosa anche di questo. Però il Ministro, come sapete, c'è stata una convocazione del Consiglio dei Ministri per oggi, primissimo pomeriggio a Napoli. Il Ministro poi credo che appunto andrà anche a Pompei perché ci sono ovviamente anche tematiche che riguardano ovviamente la gestione di quell'area per quanto riguarda i beni culturali. Quindi diciamo saltiamo la scaletta che il Ministro alle 11.25, 11.30 ci deve lasciare, ma ha sicuramente un lasso di tempo più che sufficiente per esprimerci il suo pensiero. Io mi permetto solo di domandargli se abbiamo la certezza che la coincidenza della stampa del libro e l'effettivo definitivo definitiva approvazione del provvedimento, sulla quale c'è ovviamente l'attenzione e l'aspettativa di tutto il settore, diciamo destra, sinistra, centro, produttori, distributori, esercenti. Speriamo che possa essere relatore di... Grazie. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Io voglio dire, prima di tutto, che questo libro Gabriella Carlucci e Livia Bordone. Ecco, è arrivato in questo momento. Citato, è arrivato. Stavo dicendo che questo bel libro di Gabriella Carlucci e di Livia Bordone dimostra, prima di tutto, che la politica nel nostro paese è migliorata nel corso di questi ultimi anni. Dico questo perché è un libro, questo, di riflessione seria sui problemi del cinema, di una riflessione documentata, analitica, condotta con un metodo rigoroso, scientifico, alla luce anche di un raffronto con le principali esperienze europee e internazionali riguardanti il mondo del cinema e dello spettacolo in generale. Questo approccio al problema non è un approccio che negli anni passati ha caratterizzato la riflessione delle forze politiche, degli uomini politici riguardo al cinema. È un approccio nuovo, un approccio rigoroso, scientificamente rigoroso e serio. E questo approccio al problema è stato alla base dell'impegno politico condotto in particolare da Gabriella Carlucci nel corso di questi ultimi anni, come sapete meglio di me, e naturalmente anche da Livia Bordone, che ha portato ad ottenere dei risultati importanti sul piano legislativo, sul piano politico, fra cui in particolare appunto l'introduzione del tax credit e successivamente la battaglia e l'impegno per la sua reintroduzione, che sta avvenendo proprio in questi giorni, in coincidenza favorevole con la presentazione, e felice con la presentazione di questo libro. Ma questo approccio è anche a fondamento di una ricerca che non riguarda soltanto il passato, ma è a fondamento di una ricerca che guarda anche al futuro, che guarda in avanti, che guarda a nuovi strumenti, a nuove idee, a nuove soluzioni in grado di aiutare il cinema italiano in particolare e la cultura in generale del nostro paese. A questo proposito, permettetemi di una breve parentesi riguardo ai compiti del mio ministero, del ministero di cui ho la responsabilità politica. Io voglio ripetere anche qui ciò che credo essere l'impegno
prioritario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Io sono convinto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali abbia come compito primario, come compito principale, come dovere morale quasi, certamente quello di tutelare e di conservare il patrimonio storico e artistico del nostro passato, della nostra storia. Questo è in fondo il compito primario per cui è nato questo Ministero, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Questo è un compito di per sé enorme, straordinario, soprattutto se paragonato alle risorse di cui, alle poche e insufficienti risorse di cui disponiamo. Perché, come sappiamo, il nostro Stato, non da oggi, da tempo, spende meno di quanto spendano gli altri paesi europei, pur avendo un patrimonio artistico storico enormemente superiore a quello di ogni altro paese europeo. Quindi questo è certamente uno dei compiti primari del Ministero dei Beni Culturali, quello di custodire questo patrimonio storico, artistico e culturale e di tramandarlo nelle migliori condizioni possibili alle generazioni future. E questo è un compito morale, un dovere morale. Tuttavia io sono convinto che noi non esauriremo il nostro compito se accanto a questo dovere di custodire, di tramandare il nostro patrimonio storico, non ci preoccupassimo al tempo stesso di sostenere e di promuovere l'arte contemporanea, cioè di sostenere e di promuovere gli artisti contemporanei, gli uomini di cultura del nostro tempo, che sono gli uomini del cinema, dello spettacolo, sono gli scultori, i pittori, gli architetti, tutti coloro che concorrono a nuove creazioni artistiche e culturali del nostro tempo, perché io sono convinto appunto che noi non possiamo soltanto custodire il patrimonio del nostro passato, ma dobbiamo cercare in qualche modo di lasciare anche noi alle nuove generazioni nel futuro dei segni, delle testimonianze possibilmente alte e nobili della nostra civiltà, della nostra creatività. Cioè dovremo cercare di lasciare qualcosa di più, anche poco, di creazione artistica rispetto a quello che abbiamo ereditato dal nostro passato. Ecco, questo credo che sia in fondo il compito del Ministero di cui ho la responsabilità politica. E quindi, quando parlo di sostenere e di promuovere l'arte contemporanea, parlo anche di sostenere e di promuovere una delle espressioni artistiche più alte del Novecento, che è certamente il cinema. Per quanto riguarda il cinema, per avviarmi alle conclusioni, a Cannes è stato giustamente detto che era tornato il grande cinema italiano. Ed è vero. È vero. A Cannes abbiamo avuto la conferma del ritorno del grande cinema italiano. Per questo ho vissuto, come sa anche Gabriella, ho vissuto con molta amarezza l'esperienza di un provvedimento che sopprimeva il tax credit, che era stato frutto di una battaglia condotta dal partito di cui sono espressione, con Gabriella Corlucci in particolare come protagonista, ma anche da tutte le altre forze politiche presenti in Parlamento, l'emendamento presentato anche da Villers Bordon. Per questo ho vissuto con molta amarezza questo provvedimento, proprio perché paragonato al segno di una rinascita, di una vitalità del cinema italiano. Tuttavia oggi possiamo salutare tutti con soddisfazione l'approvazione ormai quasi definitiva di un provvedimento importante per il cinema italiano. E per questo io voglio ringraziare qui davvero di cuore Gabriella Carlucci, che ha fatto una battaglia come sempre seria ma anche appassionata, generosa, ma ringraziare anche tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione che hanno contribuito ad ottenere questo risultato. Io penso che alla fine dobbiamo essere soddisfatti quando tutti insieme possiamo fare una battaglia insieme per una giusta causa, per un giusto obiettivo. E questa è stata la prova che quando
quando ci mettiamo insieme, quando lavoriamo insieme, collaboriamo tutti insieme e otteniamo dei buoni risultati per il bene del Paese, possiamo essere tutti soddisfatti. Ma voglio ringraziare anche in particolare il dottor Gianni Letta, senza del quale io non sarei riuscito ad ottenere questo risultato, e anche voglio ringraziare la comprensione e l'intelligenza del ministro Giulio Tremonti, che ha accolto questa nostra richiesta. Mi permetto anche oggi di ringraziare, perché questo risultato è il frutto di un impegno corale, e voglio veramente ringraziare uno per uno coloro che hanno potuto conseguire questo risultato, a partire dal direttore generale del cinema del Ministero dei Beni Culturali, dottor Blandini, e da alcuni esperti consiglieri della direzione del cinema e anche del Ministero dell'Economia, in particolare il professor Latorre, il dottor Comitteri, il dottor Izzo e il dottor Losurdo, che hanno fornito il loro prezioso consiglio, esperienza e lavoro a conseguire questo risultato. Con questo provvedimento il cinema, sull'onda del successo che ha avuto, come ho ricordato, potrà, credo, trarre nuovi benefici e potrà trarre la spinta, come si legge in questo libro, potrà trarre la spinta per passare da un sistema di tipo assistenziale ad un sistema moderno di sostegno al cinema, come avviene in tutti i paesi europei. Un salto di qualità, questo, il passaggio da un sistema generalmente di tipo assistenziale a un sistema di sostegno moderno al cinema, che questo provvedimento consente di costruire anche in Italia, un salto di qualità che permetterà, lo spero vivamente, di creare anche in Italia, e questo forse sarà uno dei frutti più importanti di questo provvedimento, che permetterà di creare anche in Italia uno zoccolo duro di produttori indipendenti, capaci di competere alla pari con tutti gli altri colossi cinematografici europei e internazionali. Ma questo provvedimento e questa misura è importante anche perché traccia un sentiero, indica una strada, non soltanto per il cinema, ma indica una strada, un sentiero, un metodo, un modello anche per gli altri comparti dello spettacolo e anche per il comparto dei beni culturali in senso generale. Quello di permettere la partecipazione, la collaborazione, la cooperazione, il sostegno diretto dei privati alla cultura e al cinema in particolare, attraverso interventi e misure legislative di defiscalizzazione del contributo dei privati alla cultura. Questa è la strada maestra da seguire anche nel prossimo futuro. E questo provvedimento si inserisce coerentemente nell'ambito di un modello di azione che abbia come fine quello di promuovere la cultura nel nostro Paese, che punti attraverso la collaborazione dei privati, attraverso misure necessarie che sono già in atto e già presenti in tutto il mondo, di defiscalizzazione dell'intervento e dell'investimento dei privati nel campo culturale. Sono consapevole che lo Stato dovrà sempre avere un ruolo determinante. Non mi illudo affatto e non ho mai pensato che il privato possa sostituire lo Stato. Lo Stato nel campo della cultura, del cinema, dello spettacolo, dei beni culturali dovrà sempre avere un ruolo importante di tutela, di indirizzo culturale in senso generale, ma questo non significa che lo Stato debba continuare ad avere un ruolo preminente ed assoluto. Io penso che lo sviluppo della cultura può derivare proprio attraverso un ruolo che lo Stato deve svolgere, ma in collaborazione con gli enti locali, con le fondazioni bancarie e soprattutto con il contributo importante che i privati possono fornire al sostegno della cultura e del cinema nel nostro Paese. Per concludere, io nei prossimi anni vorrei impegnarmi, spero e sono certo anche con il vostro sostegno, il vostro suggerimento, la vostra solidarietà soprattutto e il vostro calore, vorrei battermi nei prossimi anni, avendo ottenuto quest'anno questo provvedimento, per un provvedimento, ripeto, per la defiscalizzazione
valorizzazione dei contributi privati al cinema e alla cultura, e successivamente vorrei proporre al governo un'altra misura che secondo me sarà determinante per lo sviluppo del cinema italiano, che dovrà consistere secondo me nella nascita e nella creazione in Italia di una agenzia nazionale del cinema italiano, sul modello del Centre National de Cinématographie francese, che accorpi tutti gli attuali istituti, centri di sostegno e di promozione del cinema italiano, da Cinecittà all'Istituto Luce, al Centro Sperimentale di Cinematografia, alla Direzione Generale del Cinema del Ministero dei Beni Culturali, che costituiscano questo polmone, questa Agenzia Nazionale del Cinema, che avrà una fonte di alimentazione finanziaria autonoma, supplementare rispetto a quella dello Stato, e che io credo potrà determinare un'ulteriore svolta positiva al cinema italiano rispetto alla spinta che già oggi il cinema potrà trarre da questo nuovo provvedimento legislativo che ci accingiamo nei prossimi giorni ad approvare in via definitiva. Grazie. Ringrazio il Ministro, sicuramente anche a nome dei presenti. Credo che dal punto di vista di un'analisi critica ma anche prospettica, propositiva della politica culturale, l'annuncio dell'intenzione di tentare di estendere una strumentazione che per adesso è stata appunto ritagliata essenzialmente sul cinema all'intero settore della cultura sia una notizia che, come dire, dovrebbe stimolare tutti gli operatori del settore, perché chiaramente è l'unico sistema forse per, come ha ricordato il Ministro, invertire un pochino la rotta di una politica culturale che inevitabilmente dall'architettura originaria del regime fascista ancora oggi nella prima, seconda, terza repubblica continuiamo a vivere, in cui c'è una prevalenza, diciamo, del ruolo dello Stato e non si è riusciti ancora a trovare strumentazioni tecniche che possano consentire di mettere a regime la disponibilità anche di capitali da parte di imprenditori privati, o basti ricordare anche le fondazioni bancarie. Insomma, c'è tutta una massa, al di là della enorme ricchezza diciamo di beni, di attività culturali del nostro paese, c'è tutto un potenziale in qualche modo inespresso, e quindi uno strumento come il tax shelter è oggettivamente rivoluzionario. Il problema adesso poi sarà ovviamente, al di là del problema dei decreti attuativi, fare in modo che come dire, possa essere ottimizzato facendo tesoro dell'esperienza di paesi come la Francia e anche tesoro per esempio dell'esperienza, per certi aspetti va detto anche relativamente negativa, in Germania, in cui il tax shelter continua, il tax credit, questi strumenti continuano a funzionare, però per esempio in Germania c'è stata anche una degenerazione, ma noi l'abbiamo, insomma, ovvero Carlucci, ovvero Bordone, il Ministero, il dottor Blandini l'hanno studiata adeguatamente, anche perché insomma può interessare curiosamente che il dottor Blandini come direttore generale è andato ovviamente a Bruxelles in queste settimane e lo hanno sottoposto insieme al suo staff a un vero e proprio esame, nel senso che, come sapete, la commissaria competente per la concorrenza, Kraus, che è una persona che, come dire, dove può toglie le mani dello Stato da qualsiasi settore, anche sulla cultura, ha sottoposto a un esame lei e i suoi dirigenti e funzionari assolutamente rigidissimo, perché il timore della Commissione europea è che ci possano essere casi di degenerazione, come è capitato, come accennavo, in Germania, dove in alcuni casi alcuni film di serie B americani venivano prodotti con i fondi di fatto tedeschi, creandosi una situazione abbastanza surreale. Però noi abbiamo anche il vantaggio in questo caso che l'Italia, intervenendo un po' tardivamente, perché questo provvedimento, come è noto, in molti altri paesi europei è già in atto da diversi anni, abbiamo anche la possibilità di guardare, diciamo, sia le best practices sia i casi, diciamo, peggiori. Quindi insomma, credo che il Ministero avrà tutta la capacità di mettere a frutto l'esperienza dei casi migliori e dei casi, diciamo, anche peggiori, da ovviamente evitare. Noi ringraziamo sicuramente il Ministro per proprio il gesto. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora, illustro brevemente. A parte l'elemento, come dire, quasi eccezionale, che siamo partiti con una puntualità direi ginevrina più che elvetica, insomma, dico, la scaletta che avevamo pensato, a parte che segnalo a tutti i presenti che in cartellina ovviamente c'è la conferma di tutti i relatori che
diciamo, che avremo intorno a questo tavolo, e pensavamo di procedere con questa sequenza. Ovviamente la parola, come dire, alla madre, alla madrina, insomma, in realtà alla mamma, diciamo, alla mamma, in termini più, diciamo, delicato e poetico del provvedimento. Poi ovviamente, insomma, senza evitando doppi sensi, che d'altro tra madre e padre, il papà, diciamo, cordon. Poi mi veniva da sorridere ieri, perché quando eravamo con il nostro grafico, eravamo in dubbio, diciamo, dei due, chi è l'artista e chi è il mercante, insomma, sui titoli veniva, no, sto scherzando ovviamente. E dopodiché la doverosa parola alla dottoressa De Angeli Frua, la dottoressa De Angeli Frua, che ovviamente rappresenta Spirali, che ha mostrato una grandissima sensibilità rispetto a questa operazione editoriale, di cui poi vi dirò, perché insomma ha una distribuzione che per adesso non, diciamo, nel corso della mattinata andremo ad annunciare. Poi ci sarà una breve relazione, diciamo, di carattere più tecnico da parte mia e del professor Alberto Pasquale, che è la mia destra, che è uno dei co-curatori dell'opera. E poi pensavamo, come in qualche modo sequenza, il dottor Abete, il dottor Tozzi, il dottor Giannini, il dottor Ferrari, il dottor Placido, il dottor Pappagallo e il dottor Letta. L'intenzione è di chiudere assolutamente entro l'una e mezza, insomma, quindi penso che in due ore, due e un quarto riusciremo. Non credo che ci sarà ovviamente chance per di fatto un dibattito, ma noi crediamo che, al di là dell'illustrazione tecnica ovviamente del provvedimento, e al di là anche dell'illustrazione del libro, credo questa sia un'occasione. Insomma, siamo convinti che il libro, insomma, almeno coloro che lo hanno curato, sia uno strumento sufficiente per introdurre anche coloro, sia del settore, sia soggetti, imprese soprattutto ovviamente, ma anche individui, persone fisiche, che siano interessate a questo strumento, anche perché c'è la volontà politica, almeno da parte dell'onorevole Carlucci e anche del ministro Bondi, se il sistema funzionerà, e ovviamente per testarlo ci vorrà perlomeno un annetto, insomma, perché di fatto noi stimiamo che i decreti possano diventare operativi in autunno, quindi comunque ci sarà uno scorcio del 2008, dell'esercizio 2008, in cui il sistema verrà messo sotto sperimentazione. Come sapete, peraltro, la dotazione è nell'ordine, appunto, di 11 milioni di euro per l'esercizio 2008 e di 68 milioni per il 2009 e altri 68 milioni per il 2010. Come riportato anche in un articolo che è nella cartellina stampa, voglio precisare, perché c'è stata anche una polemica, tra l'altro dai toni abbastanza cruenti, da parte invece di esponenti diciamo, della maggioranza, come dire, meno eleganti, appunto, di Bordone, che hanno accusato il governo di addirittura un entusiasmo in qualche modo ridicolo. Adesso, come dire, sicuramente, come il ministro Bondi ha ben illustrato, ci siamo trovati all'interno di due anime di uno stesso esecutivo, un'anima, come dire, che con la scure, con l'accetta, taglia tutto, e taglia anche nella cultura, insomma la sensibilità di Tremonti o anche di Brunetta rispetto a quello che è l'assetto storico dell'intervento della mano pubblica nel settore è notoriamente abbastanza limitato. È evidente lo sforzo che hanno condotto sia il ministro Bondi sia il sottosegretario Letta per cercare, però il risultato finale è che il provvedimento è tornato a essere legge dello Stato a tutti gli effetti. Quindi in realtà forse Vincenzo Vita è stato eccessivo nel criticare l'entusiasmo di Carlucci, ma io credo che in questo caso l'entusiasmo di Carlucci o comunque il convincimento di Bordone siano assolutamente, come dire, legittimi, così come il fatto che, come sapete, le categorie che avevano manifestato un'azione, come dire, abbastanza polemica, abbastanza cruenta, l'idea di ritirare addirittura i film dalle competizioni cinematografiche, dei festival internazionali, insomma. E quindi credo che, se non l'entusiasmo, la soddisfazione di coloro che hanno lavorato da anni a questo provvedimento sia più che legittima. E a questo punto lascerei la parola alla mamma. Grazie. Innanzitutto buongiorno. Io volevo iniziare questa introduzione veramente con un sincero ringraziamento al ministro Bondi. E non è un ringraziamento così d'ufficio, bisogna farlo, del ministro. Il ministro è stato veramente il motivo per il quale noi oggi siamo qui, nel senso che voi sapete che questo provvedimento, questo decreto legge per il quale si tagliava l'ICI, quindi ci voleva una copertura economica, a un certo punto erano stati inseriti la copertura economica che prevedeva il credito d'imposta e il pacchetto. Devo dire che il ministro Bondi ha imposto la sua visione, e riprendendo proprio quello che ha detto prima, è una vittoria importantissima non solo
oggi queste norme e la fiducia è stata chiesta, adesso la fiducia quindi verrà votata lunedì pomeriggio alle 4, diventeranno legge dello Stato, ma sono una diciamo rivoluzione, una strada maestra finalmente aperta in Italia per questo accesso indiretto, quindi questo finanziamento indiretto dello Stato non solo al cinema, ma visti questi presupposti, come diceva appunto il ministro Bondi, alla cultura. Quindi l'idea che Bondi abbia potuto, naturalmente va dato un grandissimo ringraziamento, quindi atto anche all'opera del dottor Gianni Letta, che ha supportato il ministro Bondi in questa battaglia per il ripristino di queste norme. Non è la norma in se stessa che è importantissima, e capiremo adesso il perché, ma è importante questo cambiamento di visione del finanziamento alla cultura e allo spettacolo. Oggi è il cinema, ma noi la nostra intenzione è vedere l'applicazione del tax credit, del tax shelter nei confronti del cinema, e poi applicare ed estendere questa norma a tutto lo spettacolo dal vivo e poi, perché no, alla cultura. E questa è la strada maestra da percorrere, soprattutto rispetto ai tempi che viviamo, tempi di difficoltà economiche mondiali grandissime che non potranno a breve essere superate, e quindi questa strada, questa visione, ed è qui di nuovo che esprimo il mio ringraziamento nei confronti del ministro Bondi, sono un'importantissima conquista per il nostro paese. Quindi un sentito ringraziamento al ministro Bondi, naturalmente senza il contributo fondamentale del dottor Letta non sarebbe riuscito a portare a termine questa battaglia, e naturalmente va dato atto però al ministro Tremonti, al quale io ho detto: ma questa norma non l'avresti saputo scrivere meglio nemmeno tu, perché è assolutamente in linea con le norme liberali di mercato che hanno sempre ispirato la politica economica del ministro Tremonti. Quindi diamo atto al ministro Tremonti, insomma, di aver riconosciuto l'importanza di questa strada da percorrere oggi per il cinema, domani da applicare alla cultura. E ripeto, questo a mio giudizio è proprio un segnale di una svolta epocale, di un cambiamento radicale di mentalità nella nostra politica di finanziamento allo spettacolo e, appunto, ripeto, in futuro anche alla cultura. Volevo, dopo questo dovuto ringraziamento, fare una piccola genesi di questo provvedimento e attribuire i meriti a chi li deve avere. Io ribadisco, e oggi sono qui a rivendicare il mio ruolo di mamma da sempre. Io ho portato qui alcune mie proposte di legge che datano luglio 2001, luglio 2002, nelle quali proposte di legge, sia a proposito del cinema che a proposito dello spettacolo dal vivo, si prevede l'introduzione di consistenti agevolazioni fiscali che forniranno un ulteriore sostegno al settore cinematografico, in quanto riguarderanno sia i produttori che i distributori e gli esercenti, detassazione degli utili da reinvestire, sia le persone giuridiche operanti in settori diversi da quello cinematografico, una concreta applicazione di quel tax shelter che viene invocato dal settore ormai da almeno un paio di decenni, era il 2001. E qui spiega e scrive la norma, io scrivo la norma, che peraltro è la stessa norma che è contenuta nella mia legge del 2006, che ho portato qui. Io avevo scritto, esattamente come poi sono state inserite in finanziaria, nella norma del 2006, sia il credito d'imposta che il tax shelter. E a questo punto, quindi, bisogna attribuire però il merito al ministro Rutelli di aver voluto inserire nella finanziaria del 2007 il credito d'imposta, che se leggerete, sì, approvato nel 2007 e in vigore nel 2008, se leggerete la mia norma è esattamente quella inserita nella finanziaria dal ministro Rutelli. Ma poi il più grande merito in assoluto di tutta questa operazione va al qui presente senatore Bordone. Senatore Bordon lesse la mia legge, che conteneva per l'appunto una serie di norme, tra le quali queste fiscali del credito d'imposta e del tax shelter. Mi telefonò dicendomi: mi sembra una cosa buona e giusta. E poi io ho capito perché: era dai tempi di Strehler che Bordon tentava l'introduzione del tax shelter in Italia. E io gli dissi: benissimo, quindi se da una parte alla Camera dei Deputati la mia legge andava avanti in Commissione Finanze, era una richiesta della allora opposizione, e quindi riuscimmo a fare in Commissione Finanze, prima della finanziaria, tutto il lavoro propedeutico, copertura economica e, diciamo, attuabilità della norma. Quindi va dato atto a Forza Italia, all'allora coordinatore Bondi e al capogruppo Vito, di aver voluto portare avanti in
Parlamento, la mia norma in Commissione Finanza ed aver quindi permesso tutto il lavoro preliminare perché poi questa norma fosse inserita nella finanziaria, va dato atto al Ministro Rutelli che in quel momento, anziché scegliere la tassa di scopo proposta dalla legge Franco Colasio, scelse il credito d'imposta. Però il maggior merito di tutta questa operazione va al senatore Bordon. Va al senatore Bordon perché non solo presentò a sua firma e gli altri senatori della loro maggioranza la mia legge al Senato, dopodiché lui capì che c'era l'opportunità, dopo che Rutelli aveva inserito il credito d'imposta in finanziaria, di affiancare al credito d'imposta la norma veramente rivoluzionaria. Perché voi sapete che il tax shelter è quello di cui noi tutti sentiamo parlare da sempre. Io ero bambina, ho studiato negli Stati Uniti, ho i miei parenti che vivono negli Stati Uniti, e mi ricordo di aver letto nel 1976, ero piccola, piccolissima, si parlava di questi fondi pensionistici dei dentisti che avevano finanziato per il 30% un film che a me era piaciuto molto, ed è quello che avevo letto l'articolo sul giornale, Il Grande Gatsby. Io dissi, ma che, com'è possibile questa cosa? E poi indagando, parlando, insomma, con chi tra l'altro frequentavo quel mondo, che ho sempre avuto frequentazioni nel mondo dello spettacolo anche da piccola, mi venne detto, ma qui in effetti ci sono una serie di incentivi fiscali, lo Stato non interviene assolutamente direttamente nella produzione cinematografica, la leva fiscale attraverso il tax shelter, poi i tax shelter sono diversi, per esempio altre forme di tax shelter sono il rimborso totale delle spese di produzione effettuate, per esempio l'Arizona ha una legge di questo genere. Per cui insomma mi colpì moltissimo l'idea che si potessero fare i film con investitori addirittura privati, cioè il singolo cittadino negli Stati Uniti può, se vuole, anziché investire i suoi soldi in azioni, investire i suoi soldi nel film e diventare quindi in qualche modo coproprietario dei diritti in quota parte ed eventualmente riceverne anche degli utili se il film è un successo. Quindi diciamo questo è il motivo per cui Bordon disse, ma noi dobbiamo inserire il tax shelter, lo fece, poi vi racconterà lui come. E devo dire che insomma l'operazione ha avuto un enorme successo. Perché? Perché da quel momento poi è innescato un meccanismo per scrivere i decreti attuativi che sono importantissimi, che sono pronti, e tra l'altro qui vanno ringraziati anche il professor Mario Latorre e il dottor Committeri che hanno in maniera così dettagliata e approfondita sviscerato che cosa? Come diceva il dottor Tartone prima, le best practices, quello che è successo negli altri paesi del mondo dove queste norme fiscali sono state introdotte, quali sono stati i benefici prodotti o anche quali sono stati gli errori commessi. E quindi i nostri decreti attuativi sono il meglio che sia possibile oggi avere per l'attuazione di queste norme fiscali. Quindi era importante insomma far capire la genesi di queste norme, perché è importantissimo che in Italia venga introdotta una norma del genere, oggi per il cinema, domani per lo spettacolo dal vivo. Innanzitutto perché noi abbiamo sempre proposto, perlomeno io l'ho sempre scritto nelle mie leggi dal 2001 a oggi, una cultura libera, svincolata dal potere politico qualsiasi esso sia, svincolata dalla discrezionalità di qualcuno che comunque deve decidere in maniera discrezionale se un progetto è valido o meno. Io addirittura ho pensato, e sto lavorando a questo, come può avvenire un incontro trasparente fra chi offre il denaro e chi lo cerca, in questo caso. Allora, oltre ad aver convocato alcune società che già si occupano di product placement e che quindi già fanno questo, usano questo strumento dell'intermediazione e che quindi evidentemente già hanno i contatti con le società di produzione, uno strumento estremamente trasparente, che chiaramente va tutto verificato e tutto da studiare, sarà la possibilità di mettere in rete, e qui ci viene incontro il Ministero del Lavoro, che insieme al Ministero dei Beni Culturali dovranno costruire un portale dedicato al tax shelter. Il Ministero del Lavoro già ha creato un portale in questo senso, che è l'incontro fra domanda e offerta del mondo del lavoro e dello spettacolo. Si chiama Lista Spettacolo IT e fa parte del grande portale della Borsa Nazionale del Lavoro. Bene, all'interno di Lista Spettacolo IT, però in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, ci sarà un portale dedicato al tax shelter, per cui tutte le aziende che avranno voglia di investire i loro utili che sono stati detassati allo scopo potranno dichiarare la loro disponibilità, mettere quindi i loro recapiti telefonici in maniera molto, molto chiara e molto trasparente, e viceversa tutti i produttori, ma anche gli autori, ma anche il regista, ma anche il distributore all'esercente che dice io ho voglia di trovare un coproduttore, potranno fare questo. Questo potrà avvenire in maniera trasparente e multilingue. Il tax credit e il tax shelter vengono applicati anche alle coproduzioni, quindi l'idea è attrarre capitali anche stranieri per il nostro cinema, la nostra produzione cinematografica. Quindi l'idea è rendere il più possibile trasparente
l'incontro tra chi offre del denaro per la produzione cinematografica e chi lo cerca, in modo di svincolare il più possibile la cultura dal centralismo, dallo statalismo, dalla cultura che deve per forza passare attraverso l'imbuto discrezionale di qualcuno che decide a chi vanno i finanziamenti per un cinema, per un film piuttosto che per un altro. Questa è stata la linea guida ispiratrice di tutte le mie proposte, ripeto, sono agli atti e sono dal 2001 depositate alla Camera dei Deputati, perché io appunto credo che solo in questa maniera noi avremo la possibilità di sviluppare un'industria che, come avete capito e vedrete adesso dai grafici che verranno raccontati, è in grande crescita. Il mercato del cinema italiano, la quota di cinema italiano cresce ogni anno in controtendenza rispetto ai paesi europei, nostri concorrenti immediati. Perché? Perché vuol dire che comunque c'è una grande vitalità, c'è una grande voglia di scoprire talenti nuovi, di dare la possibilità a nuovi autori, a nuovi registi, e questo si vede dalla produzione anche recente. Quindi questo strumento permetterà finalmente alla nostra cultura di svincolarsi da quel centralismo e dallo statalismo e da quello che dico io, l'imbuto attraverso il quale pochi riescono a passare. D'altra parte, in questi anni, io sono stata la responsabile, sono ancora dello spettacolo per il mio partito, le uniche richieste che mi sono sempre state rivolte, come trovare un aggancio nella famosa commissione cinema che eroga i finanziamenti. E io ho sempre detto che non posso trovare nessun aggancio, posso però mettere tutto il mio impegno per trovare una soluzione a queste strettoie, al fatto che bisogna sempre rivolgersi a qualcuno, all'amico dell'amico, per poter ottenere i finanziamenti. Io credo in questo cinema libero, forte e pluralista, a disposizione di tutti quelli che hanno delle grandi idee, delle belle idee, e perché no, a disposizione dei giovani, dei tanti giovani che hanno voglia di fare questo mestiere, che non hanno i finanziatori che glielo fanno fare. Forse in questa maniera, non oggi, non domani, forse sono molto ottimista e utopista, però io credo che questo sarà veramente il seme di una svolta epocale, un cambiamento epocale nella proprio nostra forma mentis in questo settore. Quindi ripeto, sono veramente contenta e entusiasta, anche se il mio entusiasmo invece viene visto come esagerato. Invece l'entusiasmo deriva dal fatto che per la prima volta in Italia, cioè, ci sarà uno strumento a disposizione di tutti, che tutti quelli che avranno delle idee e la volontà di realizzare un loro progetto, volendo, potranno farlo. Un ultimo esempio, perché mi hanno detto: ma secondo te ti pare che il produttore, il finanziatore, l'azienda mette il suo annuncio sul portale dello spettacolo? Io personalmente ho incontrato, io sono stata eletta in Puglia, in questi anni vado sempre in Puglia, degli imprenditori importantissimi che hanno utili, perché poi il problema è che noi dobbiamo rivolgersi a chi ha degli utili perché questa norma sia efficace. Imprenditori che mi hanno detto: bene, dal momento che tu hai realizzato questa norma, noi vogliamo finanziare il film anche di autori importanti pugliesi. Io ho detto: benissimo, tanto la norma entrerà in vigore 1 gennaio 2009, quindi voi da oggi potete già pensare come programmare la vostra fettina di utili e reinvestirla nella produzione cinematografica. Questo è l'esempio e questa è la strada maestra che noi dobbiamo portare avanti, e ripeto, che darà dei suoi frutti non solo per il cinema, ma io intendo, con l'aiuto del ministro, portarla avanti ed estenderla anche a tutto lo spettacolo dal vivo, ed è contenuta infatti nella legge quadro che è in discussione da qualche giorno in Parlamento, ma addirittura a tutti i beni culturali. Ringraziamo l'onorevole Carlucci. Io, prima anche dell'intervento della dottoressa Frua De Angeli, volevo anche spendere soltanto due parole. Credo che adesso il senatore ovviamente non si limiterà certamente a leggere quello che è scritto nel libro, però insomma c'è una descrizione, devo dire, molto, molto convinta, molto interessante, che peraltro conferma quello che appunto Carlucci ricordava. Insomma, io credo l'onorevole, siamo più o meno coetanei, senatore Bordone qualche annetto forse più di noi, ma effettivamente io quando avevo 20 anni ho cominciato a interessarmi di problematiche strutturali del sistema del cinema e della cultura in Italia. Insomma, c'era questo mito del tax shelter che aleggiava, e lui stesso giustamente nel libro anche ha rivendicato, noi non che non ci fidassimo, io francamente ero veramente molto giovane, siamo andati a cercare negli atti parlamentari che lui aveva fatto un riferimento sul fatto, ma io con Strehler questa cosa l'avevo fatta, però non ci aveva dato il numero del provvedimento, dell'atto Camera o Senato, adesso non ricordo bene, siamo andati a cercarlo, e effettivamente, insomma effettivamente questo può rivendicare di essere stato in assoluto, molti anni fa, insomma, il primo propositore, promotore di un intervento di questo tipo. Insomma,
E a questo punto è interessante, io approfitterei anche della sua presenza, anche perché spero che non si sia offeso, ci siamo permessi, nell'elenco dei relatori lo abbiamo definito come promotore del referendum per l'abolizione del finanziamento dei partiti, che diciamo, non è una carica istituzionale, però insomma no, volevo, per cui ci interessa anche una chiave di lettura dal punto di vista di un parlamentare sicuramente eterodosso e critico rispetto all'assetto storico della politica in questo paese, sia del finanziamento pubblico alla politica e sia del finanziamento pubblico alla cultura. Grazie. Grazie anche per questa, devo dire, fin troppo generosa presentazione. Ma io farò alcune considerazioni. La prima, devo dire che in qualche modo questo atto di unità di intenti in una politica italiana spesso divisa fra una concezione dello scontro quasi tribale e invece momenti di inciucio i più assurdi, tra due esponenti politici che militano in due schieramenti, uno di maggioranza e uno di opposizione, viene considerato ed è stato considerato in questi ultimi tempi come una cosa, come dire, assolutamente straordinaria. Devo dire che io mi sono, forse in questo c'è un po' di elemento eterodosso, mi sono francamente stancato di dovere per forza trattenermi nella mia metà di campo anche quando ritengo che un provvedimento proposto dall'altra parte dello schieramento sia un provvedimento giusto. Io penso, come dire, che si possa e si debba, dico in una maniera più perfino semplicistica, fare le cose giuste con tutti coloro che condividono quell'idea. Tutto qua. La seconda riflessione attiene ad un elemento. Io credo che, e anche su questo c'è una riflessione, lo ricordava adesso il dottor Zaccone, non di oggi, per fortuna, che noi dobbiamo liberare la riflessione sull'attività e sull'investimento culturale in Italia da due stereotipi entrambi pericolosi. Da una parte, io sono lieto di averlo sentito dire, devo dire la verità che non avevo dubbi che lo avrebbe detto e che questa sia la sua concezione, al ministro Bondi, che è evidente che l'investimento culturale non potrà non avere sempre una sua parte pubblica. È bene sapere, è bene togliere, come dire, questo elemento, sgomberarlo dal tavolo della discussione, perché innanzitutto occorre partire da un ragionamento molto preciso. Guai a noi se consideriamo la cultura soltanto nelle parti del nostro bilancio più complessivo della parte della spesa. La cultura è, anche quando inevitabilmente comporta un'uscita da parte del bilancio pubblico, è comunque elemento di entrata, se è cultura ovviamente, non vi è alcun dubbio, e quindi è inevitabile che non possa essere considerata alla stregua di una merce, e quindi sarà bene liberarsi, come dire, da sottoprodotti che qualche volta hanno circolato nel nostro paese, per cui le grandi istituzioni culturali potrebbero essere totalmente a carico dei bilanci privati. Lo dico perché so che anche nel libro, fra l'altro, devo dire, io e Gabriella passiamo per autori di questo libro, come dire, è certamente il prodotto di un'iniziativa di cui poi riparlerò, che ha come protagonista principale, madre, non è per scambiarsi i complimenti, Gabriella, a cui io ho partecipato sicuramente, se non altro
per dare, come dire, attuazione a quelle proposte in un momento molto particolare, anche approfittando, lo dico subito, di una condizione particolare che in quel momento al Senato mi permetteva di avere, come dire, un potere piuttosto dirompente, direi che l'ho utilizzato fin di bene, diciamo così, altri, come dire, hanno utilizzato quei poteri per affari privati, diciamo che una volta tanto, no, approfittare di una rendita di posizione per un intervento a favore della cultura italiana credo che sia assai più positivo. Dicevo, tornando al ragionamento che facevo, però si è qualche volta lasciato passare l'idea che, e giustamente torno a dire, gli autori veri del libro l'hanno giustamente cancellata nelle loro riflessioni, che ci potesse essere comunque un investimento culturale a totale carico privato. Non è così, nessuna grande istituzione, ne porto, come dire, due: una che viene spesso considerata appunto uno degli elementi di punta dell'investimento privato, il Getty Museum, che, come dire, ovviamente sta totalmente a carico del privato, ma totalmente a carico di una fondazione privata, perché è chiaro che nel suo bilancio ordinario la parte di entrate che viene dall'attività museale vera e propria credo che copra se non un quinto dell'attività di spesa. Quindi se non ci fosse la fondazione a partecipare, credo che anche lì o chiuderebbe, ci dovrebbe essere un intervento di altro tipo. L'altro esempio, tutto italiano, il più grande teatro lirico del mondo, la Scala, che certamente ha avuto dei passaggi vari e ha avuto anche, come dire, degli interventi che hanno migliorato al massimo la sua capacità di carattere imprenditoriale, ma come sapete le entrate massime anche della Scala non coprono che una parte infinitesimale di quelle che sono le spese. Quindi il primo punto da mettere, lo dicevo, tengo il mondo da piedi per tutto, che comunque non ci potrà mai essere un totale disimpegno da parte del bilancio pubblico nei confronti della cultura. E insisto, è giusto che sia così, non può che essere così. Quindi il primo problema che dobbiamo sgomberare da qualsiasi riflessione. Però nel momento in cui facciamo questo dobbiamo toglierci anche l'altro stereotipo che purtroppo ha consegnato in parte la cultura italiana ad una situazione che è quella che proprio prima Gabriella ricordava, cioè la discrezionalità del potere politico del tempo, e cioè all'idea che comunque tutto quello che passa attraverso il finanziamento pubblico debba per forza passare attraverso meccanismi di selezione discrezionale. E nello stesso tempo, e non invece attraverso meccanismi come quello del tax credit, ma soprattutto, io credo, ho fatto bene nuovamente a ripeterlo, perché è sicuramente il più innovativo di tutti, mi rendo conto che anche con qualche elemento che può generare qualche preoccupazione in un paese come il nostro, dove, come dire, il pagare le tasse non è ancora uno degli elementi, come dire, di considerazione più vasta nell'opinione pubblica, quindi non a caso, diciamo, strumenti di questo tipo in un paese come il nostro arrivano in ritardo rispetto ad altri paesi, penso agli Stati Uniti, dove invece, come sapete, il reato fiscale viene considerato reato comunitario, quindi viene considerato uno dei reati più gravi, perché è reato contro la collettività, come è giusto che sia, è inevitabile. Però torno al ragionamento che facevo dicendo che l'introduzione di strumenti di questo tipo finiscono per togliere la discrezionalità insita in selezioni di qualsiasi tipo e affidare invece a meccanismi di carattere automatico che possono permettere ovviamente una crescita complessiva del settore in modo più autonomo e più libero. E questo è l'altro elemento che io considero assolutamente, assolutamente fondamentale. Dopodiché è evidente che non tutto lo possiamo considerare assolutamente risolto. Io sono lieto di aver sentito qui Gabriella che giustamente ha ripetuto che una riflessione di questo tipo va fatta per il complesso del mondo dello spettacolo. Il complesso del mondo dello spettacolo, se mi permettete, che è ancora in attesa di avere, come dire, dopo le famose legge madre, le cosiddette leggi figlie, forse prima o dopo, chissà che, come dire, no, senza esagerare, lo dico adesso anche come riflessione autocritica rispetto a 20 anni fa, quando con Giorgio Strelli iniziamo a fare quella legge che, devo dire, avendola riletta proprio per l'occasione,
e ancora per alcuni versi, che dà forse il segnale anche del ritardo complessivo della selezione italiana, ancora abbastanza fresca, e in cui era inserito appunto nel 1989 un provvedimento di trascelte per il teatro, ma dicevo forse senza la filosofia dirigistica che allora ancora c'era sia nella legge madre che nelle leggi figlie, ma io credo che comunque un complesso generale, come dire, di riflessione di regole all'interno delle problematiche del mondo dello spettacolo vada rapidamente fatto, perché questo permetterebbe, come dire, di avere strumenti di finanziamento e di automatismo e nello stesso tempo per un quadro di certezze e di regole che permetterebbero al mondo complessivo della produzione culturale di non trovarsi costantemente nell'angoscia o nella necessità di essere alla ricerca del potente di turno. Mi pare che questo sia l'elemento fondamentale. Non voglio fare allunganze, vado senz'altro a concludere. Lei l'ha fatto fin troppo all'inizio, io lo faccio alla fine, con il ringraziamento che credo si debba a Gabriella Carlucci. Lei ha detto prima due cose, glielo dico da, come dire, vecchio della politica italiana, che suonano quasi strane, perché ha usato due termini: ottimismo, questo, come dire, va benissimo, e utopismo. Questo, come dire, in una politica italiana fin troppo in cui, come dire, circola un atteggiamento di realpolitik, di pragmatismo, in cui tutto ha un prezzo, ma niente spesso ha un valore, rischia di sembrare strano. Io invece sono ancora della convinzione che l'utopia sia cercare di fare tutto quello che in quel momento è possibile, pensando che qualche volta si può anche cercare di fare l'impossibile, che poi diventerà possibile proprio perché si è pensato di farlo. Quindi sono assolutamente convinto che questo suo atteggiamento, che mi aveva colpito, dico la verità, ecco perché ho alzato il telefono e l'ho chiamata, perché c'era qualcosa, come dire, di ingenuamente folle in questa sua determinazione, che sembrava cozzare contro un meccanismo di realismo fin troppo esagerato, lo dico non solo nella politica italiana, ma anche nel mondo dei produttori di cultura italiana. Io mi sono occupato più di teatro per molti anni che di cinema. Ho sempre detto, nelle riunioni che facevo con i teatranti, che una parte di responsabilità era anche loro, perché, come dire, c'è un'accettazione poi delle regole del gioco, quelle che poco prima ricordava Gabriella, quella di pensare che l'unica soluzione sia quella di avere amici nelle commissioni del Ministero, che tutto sommato, come dire, produce il meccanismo che poi genera la vittima e il carnefice. Quindi pensare che ci fosse una persona che aveva osato dopo tantissimi anni di pensare che si potessero fare delle cose che al momento venivano considerate improponibili ed impossibili, mi ha portato a fare quella telefonata e a pensare che forse se provavamo in due magari le cose potevano riuscire, e in effetti sono riuscite. Quindi Gabriella, continua così. Grazie. Ma io voglio ringraziare Willer, perché appunto lui parla di missioni impossibili, però anche lui se le poste spesso come obiettivo. Penso alla lotta, anche lì vinta a metà, però anche lì si può continuare sulla class action, e a quella che stai facendo adesso, giustissima, del il referendum che abolisce il finanziamento dei partiti. Trovo che siano due battaglie condivisibili, utopistiche allo stato attuale, perché abbiamo visto che sulla questione della class action c'è stato parecchio da ridire, però io credo che invece la gente apprezzi queste battaglie, e alla lunga queste battaglie sono vincenti. Quindi ci siamo incontrati, siamo due evidentemente persone che avevano questo obiettivo delle missioni impossibili, che però con molta tenacia abbiamo dimostrato più dagli anni 70. Io dal primo giorno in cui siedo in Parlamento nel 2001, alla fine, quando le idee sono giuste, si raggiungono degli obiettivi. E io sono qui pronta a scommettere veramente su un cambio di mentalità. Tu hai parlato dei produttori che spesso preferiscono ripiegarsi su se stessi e pensare che tanto vale, meglio approfittare di quello che c'è e poi si vedrà. Invece, secondo me, saranno proprio i nostri operatori culturali che
capendo e approfondendo questa norma la sapranno sfruttare al meglio, e da questo momento in poi le cose, da questo punto di vista del finanziamento allo spettacolo e alla cultura, potranno cambiare. Grazie ancora, Lillo. Io ringrazio il senatore Bordone. Soltanto un cenno prima di passare la parola alla dottoressa Cristina Frua De Angeli, che è qui in rappresentanza di Spirali, ma abbiamo anche, come dire, il promotore, il fondatore, il professor Verdiglione, che ringraziamo anche perché, come dire, si sono incontrate, se mi consentite la battuta, diciamo, alcuni spiriti in qualche modo eterodossi, che in qualche modo sono usciti dagli schemi di partito, anche forse delle caste che esistono anche nel sistema culturale italiano, anche se non sono state forse fino adesso analizzate con particolare cura da qualche pamphlet feroce, ma ci sarebbe materiale sicuramente anche per un best seller anche in questo settore, forse qualcuno ci sta lavorando. E quindi lascio appunto la parola alla dottoressa Frua De Angeli. Grazie. Beh, sono ormai 35 anni che io mi trovo sul fronte della cultura e dell'impresa. Due termini che apparentemente non dovrebbero stare insieme, apparentemente, dico, secondo una vecchia ideologia, e che invece per me, per la mia famiglia, per noi che abbiamo creato questa impresa culturale e ci troviamo sul fronte dell'editoria, è sempre stata una bandiera ed è sempre stata una battaglia. Una battaglia soprattutto in Italia, dove appunto le cose non sono date per scontate come da nessuna parte. E quindi l'idea che la cultura dovesse essere libera, dovesse essere indipendente, la ricerca dovesse essere libera, che ci fosse la libertà della parola e che dunque si dovesse assolutamente salvaguardare questa libertà attraverso l'impresa, attraverso il rischio di impresa, ecco, questa è stata per noi sempre una cosa assolutamente prioritaria. E dunque potete immaginare il mio entusiasmo, perché di questa parola che qui è stata usata, e io ribadisco che senza entusiasmo non si costruisce assolutamente nulla, e senza questa ingenuità, se vogliamo dire, questo non realismo politico, quindi non si costruisce nulla e non si coinvolge nessuno nella nostra impresa. Senza il racconto, senza la favola, senza questa capacità di coinvolgere e di far sognare anche per un'idea che può apparire folle, che tuttavia invece segue con rigore una direzione, senza questo entusiasmo appunto non si costruisce nulla. E quindi è con entusiasmo che abbiamo accolto questa proposta di Gabriella Carlucci di pubblicare questo libro straordinario che parte da una ricerca scientifica assolutamente non ideologica ed è frutto di un lavoro lunghissimo di anni, condotto anche con grande discrezione, quindi senza sbandieramenti, senza proclami, un lavoro che è riuscito a portare con questa pertinacia, con questa resistenza, con questa determinazione a dei risultati veramente troppo straordinari. E quindi è stato con grande gioia che con Verdiglione abbiamo accolto questa proposta di pubblicare questo libro. L'abbiamo pubblicato nel giro di una settimana, il che vuol dire che si è lavorato redattori, stampatori di giorno e di notte per arrivare a questo risultato. E ho potuto leggere il libro praticamente quando è fresco di stampa, come un panino appena sfornato, e devo dire che l'ho trovato di grande interesse, con uno studio approfondito intorno anche ai luoghi comuni, alle falsità, alle ideologie, anche a questa idea che appunto dalla filosofia crociana si è rimasta questa idea di purismo più che di purezza, per cui il denaro e l'arte non debbano incontrarsi, la cultura e il denaro non debbano incontrarsi, questa vecchia ideologia degli anni 70 per cui l'imprenditore dovesse essere assolutamente ignorante e invece la cultura povera. Ecco, tutto questo mi ha trovato così vicina a questa
vicina a questo progetto, così assolutamente, pur avendo noi condotto strade diverse, perché Villar Bordone e Gabriella Carlucci si trovano nell'agone politico, noi ci troviamo nella battaglia culturale. E sicché veramente è una, in questo caso no, il mio intervento non è formale, ma è proprio di grande adesione a questo progetto, anche perché io ritengo che, appunto, come diceva bene il ministro Bondi, non si tratti soltanto di tutelare e conservare, noi dobbiamo fare ben di più, noi non possiamo solo consegnare ciò che abbiamo avuto tale quale, noi dobbiamo aggiungere, costruire. In questo senso l'idea di raccogliere nuove idee, nuovi progetti, nuove scritture attraverso questi strumenti e di proporre quindi anche giovani che possono dare un contributo alla nostra civiltà è una cosa assolutamente straordinaria e rientra totalmente anche nel compito del Ministero. E in questo senso io ritengo che si debba restituire in qualità, cioè la tutela, la conservazione e la valorizzazione di ciò che c'è di interessante, che c'è di nuovo, che c'è assolutamente di inventivo anche tra i nostri giovani. Quindi quello che io auspico assolutamente è che questa proposta, che queste norme che adesso vengono applicate all'industria cinematografica possano valere per l'intero comparto dei beni culturali. Per esempio io, che mi sono dedicata per 30 anni al restauro, penso che potrebbe essere molto interessante che nell'ambito del restauro e della valorizzazione e dell'uso di beni culturali, quindi di monumenti storici, ci possa essere questo intervento. E anche per quanto riguarda appunto l'editoria. Quindi è con gioia e con veramente con entusiasmo che io ho accolto questa proposta e penso che questo sia anche l'inizio di una collaborazione, di un'amicizia e di una battaglia per proseguire questo lavoro che così bene è iniziato. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Frua De Angeli e ringraziamo ovviamente anche il professor Verdiglione, perché insomma hanno fatto anche loro in qualche modo una scommessa da veri, come dire, imprenditori culturali rispetto a questa operazione. E peraltro il libro ovviamente avrà una sua naturale e regolare distribuzione in libreria, a parte le vendite online, però con un'azione anche in questo caso insomma di copartecipazione a livello di investimento, insomma, adesso ne annuncio una delle due, la seconda la tengo per ultima invece, diciamo, verrà distribuito di fatto insieme al prossimo numero di una delle testate più qualificate del settore cinematografico, qual è il quindicennale Box Office del gruppo I2S, nel numero che appunto andrà in distribuzione nei prossimi giorni. A questo punto io ritengo possiamo passare a una brevissima appunto illustrazione degli aspetti tecnici del libro, però mi sembra doveroso almeno un cenno in due parole, insomma, nella veste appunto mia, del professor Alberto Pasquale, del professor Bruno Zambardino che è in sala, insomma, che siamo i tre, diciamo, che hanno lavorato forse insomma un po' più di altri, ma insomma all'opera. Diciamo che c'è una parte introduttiva curata anche insieme al dottor Cavazzoni dell'Istituto Bruno Leoni, diciamo di analisi teorica di quello che è l'intervento dello Stato nel settore culturale, quindi c'è una parte, come dire, più ariosa politico-saggistica, insomma di fatto di politica culturale, e poi c'è una parte di interventi appunto di Carlucci, appunto di Bordone, ci sono appunto interventi di due esponenti che poi abbiamo qui l'onore di avere in sala come intervenienti, quale il dottor Ferrari e il dottor Tozzi, sia come imprenditori sia nella loro veste istituzionale rispettivamente di presidente dell'ANICA e di presidente dei produttori dell'ANICA, quindi di vicepresidente vicario dell'associazione. Però insomma mi sembra doveroso ringraziare, almeno insomma citandoli in ordine, a parte Cavazzoni che vi ho già detto, anche il dottor Vito Cartolano, che è un funzionario del legislativo della Camera che segue queste tematiche culturali
da molto tempo e ovviamente l'avvocato Putorti, Annalisa Putorti, e dobbiamo anche ringraziare, Gabriele l'ha già fatto, l'ha fatto anche il Ministro con molta grazia, insomma questo libro non sarebbe uscito se non ci fosse stata, diciamo, una disponibilità, perché di fatto il libro, diciamo, adesso si può dire, anche perché come ha ricordato l'editrice, insomma, la fase finale prima della stampa è stata un po' concitata perché c'era comunque un dubbio di fondo, ovviamente di fatto non sono pubblicati i decreti attuativi, però c'è un commento abbastanza accurato e tecnico per i decreti attuativi che verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra poco, e quindi in realtà è un manuale anche operativo. Volevo anche ricordare che abbiamo cercato di mantenere sia un tono, diciamo, qualitativamente valido, ci auguriamo, dal punto di vista tecnico, ma anche abbastanza, diciamo, divulgativo, nel senso che l'obiettivo, anche per un'iniziativa di diffusione, mi permetto di dire, di massa di questo libro, di cui diremo fra un po', all'obiettivo, che non dico la famosa tipica, idealtipica casalinga di Voghera, ma insomma, diciamo, il risparmiatore, il cittadino che a un certo punto è anche stanco di una serie di meccanismi abbastanza deludenti dei mercati finanziari, possa in qualche modo per adesso incuriosirsi, nel senso che per adesso, come sapete, con questa normativa il singolo cittadino, la persona fisica, non può entrare nel sistema, diciamo, di compartecipazione a rischio, però sia Carlucci sia Bondi stanno lavorando in quella direzione, quindi se questo esperimento nei prossimi 6 mesi, un anno, diciamo, darà frutti, come noi crediamo, soddisfacenti, credo che il passaggio anche alla possibilità per la persona fisica di investire, come noi abbiamo scritto anche esplicitamente per attirare un pochino in quarta di copertina, insomma, anche il fatto che ci sia un risparmiatore che voglia investire in un singolo film perché gli piace una storia, perché su un portale, come ricordava appunto Gabriella, con una soluzione molto, diciamo, molto trasparente, ai limiti dell'incredibile, questo è andato di fatto, infatti Bordone appunto ha detto questa è una scelta coraggiosa, eterodossa, qualcuno potrebbe dire una scelta oscena, è sicuramente una scelta strana per questo paese, poi vuol dire, siamo tutti consci che, come dire, questa non sarà la panacea e non è un meccanismo rivoluzionario in sé, è chiaro che uno è un esempio, se questo meccanismo funziona se ne potranno introdurre altri. Volevo ricordare appunto che il libro non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata, diciamo, la tacita benedizione del direttore generale Blandini, noi l'abbiamo un pochino forzato, si può dire, e anche e soprattutto di coloro a cui va dato atto, che sono i due esperti consulenti che hanno lavorato dapprima per il ministro Rutelli e successivamente sono stati recepiti in eredità nel pieno rispetto del lavoro che avevano fatto e ovviamente lo hanno integrato per quanto riguarda il tax shelter, che appunto sono sia la Torre che Committeri, che ringraziamo e che appunto non abbiamo coinvolto nel libro, gliel'abbiamo anche proposto perché ovviamente diventava un problema abbastanza indelicato, essendo loro, diciamo, gli esperti che per conto del Ministero elaboravano i decreti, decreti che peraltro, come sapete, hanno avuto una gestazione abbastanza complessa e travagliata in queste settimane, però mi sembrava doveroso ovviamente ringraziare. Poi ovviamente doveroso ringraziare sia lo staff appunto della casa editrice Spirali, sia dell'Istituto Bruno Leoni e sia anche del nostro EasyVult, insomma, che vabbè, insomma, ha dedicato un po' di tempo e attenzione a questo lavoro. Allora, la presentazione, diciamo, sarà molto molto veloce, anche perché penso che la parte iniziale, nel senso Alberto mi aiuti già intanto a passare un po' le slide, diciamo che c'è una parte iniziale curata più da me che ha un carattere più, diciamo così, non voglio dire ideologico, ma diciamo di approccio politico al problema, e comunque alcuni di questi concetti li ho già manifestati in questi interventi che hanno un po' fatto da intermezzo ai precedenti relatori. In linea di massima è un dato di fatto oggettivo che nella storia dei paesi europei soprattutto, ovviamente non degli Stati Uniti, il ruolo dello Stato nella cultura è stato sempre diciamo preponderante, e quello che si sta cercando di fare con questo tipo di intervento normativo è di correggere questa stortura. Questo non significa, insisto, nessuno di coloro che ha lavorato a questi provvedimenti è in una linea di neo diciamo liberismo estremista che ogni tanto poi emerge come dire anche in questa, diciamo, maggioranza legittimamente. È evidente che comunque l'intervento di istituzioni, io ho citato appunto esemplificativamente dalla Cinecittà alla RAI, inevitabilmente determina comunque un approccio in cui è lo Stato, è la mano pubblica che interviene, la mano pubblica che promuove. Nessuno crede che questi interventi debbano essere completamente ritirati, ma riteniamo che debbano essere, come dire, previsti, debbano essere, come dire, rimodulati.
Peraltro in Italia esistono delle contraddizioni assolutamente incredibili sulle quali la politica culturale di questo paese poco ha riflettuto, e apprezzo molto, diciamo, il cenno autocritico del senatore Bordone, perché per quanto sia stata cavalcata più, diciamo, dagli esponenti della sinistra nella storia della Repubblica Italiana, diciamo, il governo o il non governo della cultura, questa stessa sinistra, diciamo, ha alimentato una sorta di conservatorismo assolutamente incredibile. Bordone giustamente ricordava che il sistema dello spettacolo in Italia è governato ancora da una legge cosiddetta madre, che risale al 1985, in cui si parlava di internet, cioè, per dire, in quel periodo internet era ancora qualcosa che, insomma, quella legge governa ancora il sistema nella sua logica, diciamo, di politica culturale, di intervento, le commissioni, il finanziamento, il bilancino tra quanto diamo alla lirica, quanto diamo al cinema, quanto diamo al teatro. E poi ci sono altri settori dell'industria culturale italiana che sono completamente abbandonati a se stessi. Adesso in sala non c'è, ma insomma è un esponente che anche Gabriella ha sostenuto nelle sue legittime battaglie, insomma, cioè, se parliamo con gli industriali della musica in Italia, cioè intendo della musica cosiddetta pop rock, cosiddetta bass, rispetto invece alla musica lirica che viene sostenuta, ma viene sostenuta l'attività degli enti lirici. Poi quando magari Bertelsmann qualche anno fa ha comprato un'etichetta storica come La Ricordi, qualcuno ha gridato allo scandalo, ma lo Stato non è assolutamente intervenuto, e credo quello fosse un periodo in cui ci fosse un governo di centrosinistra. Lo Stato non interviene assolutamente a sostegno dei nuovi linguaggi giovanili, della ricerca, della sperimentazione, della creatività non protetta dalle logiche di banda e di lobby, perché questo va detto. Basta parlare con le migliaia di aspiranti teatranti, di giovanotti che escono dai conservatori di musica. Non c'è un governo di fatto della cultura nel senso positivo e nobile del termine. Basti pensare, e mi ricollego al discorso che Gabriella sta cercando di sviluppare anche con Sacconi e anche con Brunetta, insomma, c'è un problema anche di totale sganciamento tra la formazione professionale in tutti i settori dello spettacolo e quello che poi è il reale innesto sul mercato. Ogni anno vengono prodotte decine di migliaia di aspirazioni che sono destinate alla frustrazione più assoluta in tutti i comparti del settore culturale, perché non c'è un governo nemmeno della formazione professionale nel settore. La domanda provocatoria che mi ponevo: ma ci sono dei deficit di politica culturale, o come qualcuno ha avuto il coraggio di scrivere, non è mai esistita una vera e propria politica culturale in questo paese, e siamo ancora con il retaggio dell'eredità fascista, perché non c'è niente da fare, cioè benemerita per alcuni aspetti, nessuno vuole cancellare la funzione che potrebbe avere Cinecittà, che era una grande politica culturale, insomma. Sì, è vero, l'unica grande, sì, è vero, politica culturale del paese. Quindi crediamo che debba essere, questa politica, o operazioni come questa, diciamo, sono delle piccole provocazioni. No, infatti Giannini giustamente ricordava il centro sperimentale, però ne approfitto per una piccola provocazione: il centro sperimentale è completamente sganciato, è in buona parte sganciato dal mercato del lavoro. Faccio un esempio: l'altro giorno io ho assistito, come altri in veste più o meno giornalistica, a una presentazione RAI, che rubo due minuti, ma un aneddoto abbastanza interessante, insomma, in cui c'era il Gotha, diciamo il top dell'alta dirigenza della RAI, quindi a cominciare dal direttore generale e dal vice direttore generale. Poi c'erano alcuni degli uomini e delle donne di spettacolo, diciamo, famose di questo paese, ovviamente nel portafoglio RAI, insomma, diciamo, attori, presentatori, a cominciare da Pippo Baudo. Hanno presentato un'iniziativa, come se fosse in qualche modo rivoluzionaria, nel senso, c'è adesso un sito, uno dei tantissimi siti della RAI che, come sapete, sono policentrici, nel senso non c'è nemmeno un raccordo intelligente fra questa offerta, insomma, per cui in realtà quello che Mediaset fa da diversi anni e quello che, come ha ricordato Pippo Baudo in occasione della presentazione, era stato fatto dalla RAI tipo 20-30 anni fa, diciamo, c'è la possibilità di caricare, uploadare un provino per qualsiasi aspirante attore, attrice, ballerina, conduttore, eccetera, eccetera. E ci sarà un comitato di selezione, non sarà consentito alla rete di votare, per esempio, quindi non ci sarà un meccanismo di retroazione, quindi, c'era Gaffuri, che è il direttore dei media della RAI, qualche giornalista ha detto: scusi, ma lei perché cita YouTube? YouTube è basato sul meccanismo opposto, che è la rete che dà una valutazione, un giudizio sui video che sono più interessanti o meno. E Leone è rimasto un attimo spiazzato, ha detto: beh, sì, questo è un suggerimento che forse recepiremo. Per intenderci, io poi ho avuto occasione di scriverlo su Key for Beats, dico, nessuno ha citato il Centro Sperimentale di Geografia, nessuno ha citato l'Accademia Silvo D'Amico, che sono dei soggetti, come accennava
Giannini, sicuramente nobili, ma sono sganciati da un'ottica di sistema, per cui producono talvolta ovviamente eccellenze professionali e artistiche, ma molto spesso non vengono, come dire, inserite all'interno di un sistema. Vado velocissimo, ricordiamo appunto il fatto che il Fondo Unico dello Spettacolo appunto è nato oltre quasi un quarto di secolo fa e continua a essere regolato con sistemi che sono, come dire, preistorici, anche guardando la normativa di paesi come la Francia o il Regno Unito, paleolitici, insomma, per essere sinceri. Insomma. Poi ho proposto, insomma, mi sono limitato a recepire alcune tesi che sono in parte, come dire, sono più sostenute dal centrodestra che dal centrosinistra, però è andato di fatto che alcune di queste tesi sono in qualche modo condivise e volevo approfittare dell'intervento che ha fatto Bordone di nuovo per dire che molto spesso la degenerazione della logica conservativa ha determinato in questo paese le dinamiche consociative, perché poi la destra e la sinistra si sono messe intorno a un tavolo non per fare delle leggi innovative o trovare strumentazioni nuove, ma per mettersi d'accordo peraltro anche nello spartire, tra virgolette, clientelarmente le logiche di finanziamento pubblico. Quindi vabbè, sono dei concetti, ma li accenno velocemente, insomma è ovvio che probabilmente bisogna azzerare completamente i finanziamenti a pioggia, quindi bisogna premiare il merito, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione, bisogna ridurre al massimo la discrezionalità, utilizzare metodi selettivi di approccio tecnocratico, stimolare l'innovazione, introdurre nuovi strumenti finanziari come questo, insomma prediligere comunque l'intervento indiretto dello Stato rispetto a quello diretto, perché l'intervento indiretto in qualche modo consente di sentire l'agire della società civile, l'agire in qualche modo anche del mercato. Nessuno vuole, come dire, saltare il mercato, nessuno vuole demonizzare il mercato. Noi crediamo che lo Stato debba limitarsi a un rafforzamento strutturale del sistema culturale. Bisogna sicuramente superare i cosiddetti fallimenti del mercato, che come sapete in politica culturale, in economia della cultura, sono il motivo per cui lo Stato deve intervenire. Ma lo Stato non si deve sostituire al mercato, questo è il concetto essenziale sul quale stiamo in qualche modo lavorando. E poi, concludendo, lasciando la parola al professor Alberto Pasquale, che insomma dirà delle cose molto più significative e tecniche, le mie sono un po', come dire, da politico e io non ho questa ambizione assolutamente, spero di poter essere ancora per un po' di tempo un tecnico. C'è un dato di fatto oggettivo, Gabriele ha fatto molto bene a citare la sua proposta del 2001, io ricordo ancora, avendo avuto l'onore di collaborare insieme ad altri alla parte tecnica di quella proposta, che era allora sostenuta da Rositani, che purtroppo insomma in qualche modo si è arenata, però adesso una delle idee innovative della proposta finalmente è diventata legge e l'esperimento operativo si potrà fare. Mi ricordo che il convegno di presentazione con la proposta di legge era intitolato, mi sembra, per un cinema, anche nel libro lo richiama, per un cinema forte e libero. Adesso questa non è retorica, un cinema più è forte strutturalmente, industrialmente, economicamente, più è libero e quindi consente anche alla parte autoriale, quindi a quella che storicamente veniva definita la sinistra culturale del sistema, l'anima autoriale, che è tendenzialmente un po' più di sinistra, tendenzialmente, di essere in qualche modo più libero. Quindi lascerei la parola al professor Pasquale, che invece farà una dotta dissertazione, diciamo, sugli aspetti anche più tecnici, economici e operativi del provvedimento. Grazie. Un veloce ringraziamento ad Angelo Zaccone, perché avete, come avete capito, la parte tecnica del duo mi ha sempre assistito nelle mie proposte di legge, insieme anche ad Antonio Di Lascio, che non vedo più qui, però insomma sono stati, io sono le idee, loro sono state, diciamo, il motore tecnico, no? Quindi l'olio per i meccanismi, perché avere delle belle idee ma non saperle tradurre in norma di legge è molto complicato. Invece io sin dal 2001 ho potuto le mie belle idee trasformarle in delle norme che poi, esattamente come erano scritte nelle mie varie proposte, sono state riprodotte in finanziaria e poi adesso sotto forma di legge. E quindi voglio ringraziare Angelo Zaccone, il professor Pasquale, Bruno Zambardino e anche Michela Montanari, l'avvocato Michela Montanari, che anche lei ha molto contribuito alla formazione delle mie idee e proprio nel lavoro della proposizione del credito d'imposta e del tax shelter, se non la vedo qui in giro, però va anche a lei il merito di queste, della genesi di tutte queste idee che poi hanno portato, insomma, al successo all'interno della legge. Grazie, cercherò di essere rapido soprattutto. Intanto contestualizziamo per dare degli spunti anche a chi mi seguirà di che cosa stiamo parlando e poi cerchiamo di entrare nei concetti fondamentali espressi nel libro. Intanto gli ultimi dati SIAE ci raccontano che il cinema in sala nel 2007 rappresenta in termini di incassi
il 31% della spesa degli italiani. Questa quota è ancora più alta se andiamo a guardare gli ingressi, perché il prezzo del biglietto è relativamente più basso rispetto ad altri. Quindi gli italiani, quando decidono di andare fuori di casa per vedere uno spettacolo a pagamento, scelgono il cinema per il 31%. In termini di biglietti venduti negli anni, dal 2000 al 2007, si nota da un 104 milioni di biglietti venduti nel 2000, siamo arrivati a circa 116,5 quasi milioni di biglietti venduti. Quello che è importante e interessante notare all'interno di questa dinamica è questa quota, la vedete giù in viola, dell'Italia, qui sono incluse anche le coproduzioni. Quota che cresce ulteriormente nel primo semestre 2008, secondo i dati Cinetel, si arriva al 33,2%. Qui stiamo guardando solo i dati in sala, dovremmo vedere anche un video, dovremmo vedere anche quello che succede in TV, ma apriremo un po' troppi fronti. Perché sono cresciuti? Perché è cresciuto questo risultato dell'Italia? Sicuramente per motivi strutturali, ci sono imprese robuste che si sono dotate di una struttura vera e propria industriale, produzione e distribuzione, ci sono obblighi di legge che impongono a determinati soggetti di investire, ma anche sono state fatte delle scelte in termini proprio di costruire uno star system in Italia, di scegliere soggetti che potessero incontrare anche il favore del pubblico, quindi l'offerta e la domanda si sono incontrate. Quindi bisogna dare atto a tutta una serie di interventi, non solo di società italiane, anche società americane, la Warner Bros. In primo luogo è stata una società che è entrata in maniera estremamente positiva nell'ambito della produzione. Quindi come si dice c'è un andamento, non dico la parola trend, positivo e vantaggioso per il cinema. Ora, la catena cosiddetta del valore, questo è uno strumento usato da chi si occupa di strategia, suddivide quello che succede all'interno, diciamo, di un settore o anche di un'impresa, suddivide le varie attività che si svolgono all'interno di un'impresa, che vanno lo vedete quelle in basso, sono quelle fondamentali, da una scelta di un'idea creativa fino a quando non si vanno a vendere i prodotti, diciamo così, sui vari mercati o si incontrano sui vari mercati. L'intervento statale in Italia è presente in piccola forma all'interno della prima parte idea creativa in termini di aiuti allo sviluppo di sceneggiature, ma soprattutto nella parte produzione, anche in parte pubblicità e promozione, anche come contributi alle sale cinematografiche. Ci si concentra per motivi anche comprensibili soprattutto però sugli aspetti produttivi, che qui adesso andiamo un po' più ad analizzare e sviluppare. Intanto in termini di film prodotti, va detto che ci sono, comprese le produzioni negli anni, una serie di film che non vengono prodotti col contributo dello Stato, quindi sono da 70 a 75 nel 2007, oscillano, vedete, intorno a un valore di 80 all'anno. Poi ci sono i cosiddetti finanziamenti a film di interesse culturale, quindi sono 34 nell'ultimo anno, e poi le opere prime e seconde, quelle opere che tanto ci aiutano a trovare o a sviluppare i possibili talenti di domani. Quindi quando si producono un centinaio, 110, 116 film all'anno, sono più della metà quelli comunque non prodotti dal contributo dello Stato, che quando interviene soprattutto per i film cosiddetti interesse culturale, per opere prime e seconde. In termini di erogazioni, cioè quanto lo Stato dà ai film cosiddetti interesse culturale, nell'ultimo anno si parla di 53 milioni e 700, se ci aggiungiamo le opere prime si aggiungono altri circa 10 milioni, quindi una sessantina di milioni. Questo è il contributo che va alla produzione sostanzialmente di film. Anche qui va detto, questa è la parte di contributo statale, contributo che è discrezionale, come ha detto prima, cioè si passa attraverso delle commissioni che decidono a chi dare e a chi non dare determinati fondi. Se però andiamo a vedere il rapporto pubblico-privato soltanto negli ultimi due anni, l'investimento privato sui film è ben più grande, 250 milioni, a cui si aggiungono questi valori nell'ultimo anno, quindi intorno ai 62 milioni, 63 milioni circa. Quindi comunque c'è un'industria
privata che investe all'interno del settore. Il funzionamento del sistema, e quindi entriamo un po' all'interno del tema del libro, come funziona oggi? Ci sono i contribuenti, qui li ho divisi fra imprese esterne e imprese interne, perché poi hanno un significato secondo le nuove norme. I contribuenti oggi, il prelievo dai contribuenti finisce all'erario, il quale dota il Ministero attraverso il Fondo Unico dello Spettacolo di determinati fondi. Questi fondi vanno a finire in questa commissione, una sorta di tribunale dell'Inquisizione, secondo quanto raccontato da chi è riuscito a sopravvivere ai Torquemada della situazione. Questa commissione decide e questi fondi poi vanno a finire a finanziare la produzione. Ecco, la novità è stata ribadita più volte qui, esposta diciamo in termini grafici, è che questa parte qui parzialmente viene soppressa tra virgolette, dando la possibilità quindi a queste imprese esterne al settore, interne al settore, di decidere direttamente, questa è una forma tecnicamente si chiama di spesa fiscale o tax expenditure, usano dire gli inglesi, per cui il prelievo fiscale, cioè lo Stato rinuncia a un gettito di imposta e direttamente consente agli eventuali soggetti interessati di decidere loro di andare a vedere dove vanno a finire sostanzialmente le imposte che vengono pagate. Una piccola precisazione, forse sarà importante dirla: che cosa sono i crediti d'imposta e cos'è il tax shelter? È stato già detto in qualche modo brevemente, per tax shelter ce ne sono di vari tipi. In generale, è quello che si diceva prima quando si citavano i famosi dentisti americani, è un programma organizzato al quale molti individui, indipendentemente dalla loro ricchezza, partecipano per ridurre il loro carico fiscale. Ci sono delle strutture in Europa, in particolare in Francia, le cosiddette SOFICA, che raccolgono questo tipo di fondi. Nel nostro caso invece si parla di detassazione degli utili di impresa. Questa è l'accezione che viene utilizzata in questa circostanza. Ovviamente il beneficio si ha se e in quanto ci saranno redditi imponibili da ridurre o azzerare. Questa è una condizione che differenzia il tax shelter rispetto al credito di imposta. Questi sono crediti di restituzione di cui è titolare il contribuente, cioè non sono dovuti per un indebito pagamento per cui sia un credito verso l'erario, sono dei crediti che maturano come compensazione per un debito. Che cosa si intende dire? Indipendentemente dal conseguimento di utili si matura comunque un debito verso l'erario e il credito d'imposta consente di poterlo compensare indipendentemente, ripeto, dal fatto che ci siano utili. Quindi più semplicemente l'IVA o comunque i contributi che le imprese devono versare allo Stato, che comunque vanno versati, vengono in questo caso diciamo accantonati o comunque diventano credito e quindi finiscono in compensazione in sede di dichiarazione di reddito. E soprattutto qualcosa di facilmente calcolabile e immediatamente fruibile, perché si è certezza da questo punto di vista rispetto invece al conseguimento di utili che potrà avvenire. Questa è una precisazione che mi è stata richiesta e quindi non volevo appesantire di aspetti eccessivamente tecnici. Vado avanti e sottolineo un aspetto importante di questo impianto dei provvedimenti di legge. Intanto la novità rilevante è che ci sono delle imprese esterne da una parte e imprese interne, quelle di tutta la filiera, distribuzione, produzione e esercizio. Quindi tutte queste tre categorie, ma non solo queste, vedremo, entrano all'interno di questo sistema. Dall'altra parte ci sono delle imprese estere, anche per loro esistono determinati, anche loro hanno un ruolo all'interno di questo sistema, come lo hanno anche delle imprese di post-produzione. In generale vi è una confluenza sia in termini di credito d'imposta che di detassazione di utili verso la produzione, cioè le imprese esterne attraverso questi due strumenti possono decidere di produrre o anche di contribuire alla distribuzione. Ma anche le imprese interne, distribuzione, esercizio e quindi la filiera interamente partecipa al processo di produzione, ecco perché dicevo prima è
la parte più rilevante, più importante, convogliano in questa direzione. Queste freccette che vedete circolari significa che comunque non è solo un movimento, diciamo così, che va verso la produzione, ma all'interno del ruolo specifico dell'esercente, del distributore, del produttore, quindi distributore non in quanto produttore ma in quanto distributore e così via, esiste la possibilità di usufruire di questi benefici. Le altre due tipi di imprese, specialista e post-produzione, entrano in questo meccanismo in quanto, qualora un'impresa estera decida di produrre un film in Italia, consente al produttore, in questo caso un produttore esecutivo, diciamo così, di beneficiare, posto che vengano fatti degli investimenti sul territorio, di questi determinati contributi. Un piccolo esempio, non faccio quello sul taccetto, ne faccio uno velocissimo sul credito d'imposta. Immaginiamo che ci siano dei soggetti esterni che decidono di investire o in film di nazionalità italiana o di interesse culturale e decidono di apportare il massimo apportabile in base al credito d'imposta, cioè 2 milioni e mezzo. Utilizzano un contratto di associazione in partecipazione, cioè di partecipazione agli utili, e hanno quindi un beneficio d'imposta del 40%, cioè apportano 2 milioni e mezzo e comunque ne ricavano, derivano un credito di 1 milione, quindi sostanzialmente un importo di 1 milione. A questo punto devono eseguire gli apporti e stipulare dei contratti entro la data della richiesta di nulla osta di produzione, è un momento tecnico. Questi apporti non possono superare il 49% del budget di un film, quindi se sono 2 milioni e mezzo possiamo ipotizzare che un film al 100% possa costare intorno ai 5 milioni, un film superiore, costo superiore a quello della media, però è rilevante. Una condizione è che la spesa nel territorio nazionale sia almeno dell'80% rispetto a questo 49%, quindi almeno 2 milioni investiti, quindi c'è un concetto di territorialità legato a questo. Il tipo di contratto poi non deve prevedere una partecipazione agli utili superiore al 70%, qui sono messe delle cifre giusto per dare un'idea di come, in che modo questo meccanismo potrebbe funzionare in queste circostanze. Bisogna tenere presente però che non ci può essere soltanto un soggetto esterno, ma possono contribuire anche dei soggetti interni ad incrementare o comunque a partecipare a questa quota. Da rilevare che ci sono da considerare comunque dei vincoli comunitari. In che senso? Beh, a parte i film cosiddetti più difficili, dove il contributo può arrivare fino al 50%, bisogna evitare che ci siano aiuti di Stato che superino il 50%. Che cosa vuol dire questo? Che se le imprese esterne intervengono, come abbiamo visto, per il 49%, avendo un beneficio d'imposta del 40%, in realtà c'è una intensità del 19,6% dell'aiuto di Stato. Se poniamo vogliono intervenire in questo caso anche le imprese di produzione, proprio perché interne, con un beneficio in questo caso massimo del 15%, si ha un totale in questo caso di credito d'imposta del 34,6%. C'è ancora un margine disponibile del 15,4% prima di arrivare a un totale di aiuto di Stato del 50%. Può sembrare un discorso complicato, troppo numerico, ma era per spiegare che comunque, ecco appunto, l'invito è poi a leggere il libro, così chiudo, intanto ringraziandovi per l'attenzione, no, augurandovi buona lettura, mi raccomando di non leggerlo magari subito dopo pranzo per non avere un effetto tipo questo. Allora ringrazio Alberto, e a parte il insomma, noi abbiamo cercato di fare in modo che il libro sia appunto fruibile anche da non specialisti della materia, perché l'obiettivo è di interessare non soltanto gli operatori del settore ma anche gli operatori extrasettoriali. Forse la casalinga di Voghera avrà qualche problema, insomma, dico, però vorremmo invitare intanto sul tavolo di presidenza sia il dottor Tozzi, il dottor Barbagallo e il dottor Ferrari, che troppo con un contrattempo ha detto, cioè l'associazione dei produttori, almeno per quanto riguarda l'ANI, che è ampiamente rappresentata dal mio collega. E a questo punto noi, come avevo preannunciato, come sequenza di interventi, il dottor Abete, nella sua, come dire, poliedrica, poliforme, diciamo, attività, perché lei insomma di fatto, volente o nolente, incarna il matrimonio che più o meno evocava la dottoressa Fruariante. Sì, non sono un grande collega,
No, no, dico per, tra diciamo la del patrimonio, però al di là di questo piccolo particolare, sono rappresentante della famiglia, nonostante abbia superato quella fase. Grazie. No, vi ringrazio, ringrazio Lucio Pompito, ringrazio ovviamente Mille per il fatto che mi consente di esprimere innanzitutto un apprezzamento di Partizan. È stato ricordato anche prima, io penso che questo da operatore economico e da cittadino sia una cosa che non vada sottovalutata. E direi che non è secondario il fatto che una delle manifestazioni, anche se può essere considerata quantitativamente limitata, però simbolicamente rilevante, accada in una, su un progetto di questo tipo. Direi una doppia, un doppio approccio bipartisan. Bipartisan nel momento della promozione del progetto e dell'idea di legge, di percorsi che prima abbiamo visto indicati dall'onorevole Carlucci e dal senatore Bordone, bipartisan nella formalizzazione istituzionale, visto che è stata prima fatta dal ministro Lodello e adesso dal ministro Bondi. Direi che questa è una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti quanti, sia gli operatori politici che gli altri soggetti interessati, sul fatto che se le idee sono, come dire, buone, come dire, bisogna fare uno sforzo di separatezza tra la propria soggettività e l'idea per farla diventare una realtà. Questo è uno di quei casi, quindi solo per questo motivo meriterebbe un apprezzamento rilevante. Però, visto che ho avuto l'opportunità di sentire una serie di osservazioni che sono state qui rappresentate e in gran parte da me condivise, vorrei spendere qualche parola in più su alcuni aspetti, scegliendo il titolo che mi conviene, diciamo, questo tema. Visto che qui abbiamo Tozzi, Barbagallo ed altri che parlano come operatori del settore, probabilmente io come presidente di Cinecittà Studios posso essere alleviato dall'onere di dire che è un provvedimento utile per il sistema delle imprese che operano nel settore, e quindi, però lo dico perché essendo il presidente di Cinecittà Studios sarei, come dire, parziale se non mettessi in evidenza questo elemento, che poi rispetto al mio mestiere di imprenditore, di manager, quello che tra virgolette ha una potenziale ricaduta di sviluppo in termini reali, significativa e quantizzabile. Così come faccio un passaggio, diciamo, molto rapido sull'altro titolo che mi, come dire, che mi fa vedere con interesse questo provvedimento, che è quello di presidente di BNL, che come voi sapete tramite insieme a Artigian Cassa da 70 anni ormai gestisce tutta la struttura di supporto all'intervento pubblico nel settore. Intervento pubblico nel settore che consente poi alla banca evidentemente di essere poi di fatto anche leader nei fatti dell'intervento privato, visto che tutte le forme di prefinanziamento, di finanziamento collegato a iniziative che sono state oggetto, sono oggetto di intervento pubblico, evidentemente naturalmente tendono poi ad allocarsi presso lo stesso soggetto economico. Ecco, io penso che questo provvedimento sarà molto utile anche sotto questo punto di vista, perché questo problema non riguarda solo il settore degli operatori del cinema, riguarda più in generale il sistema della piccola e media impresa italiana, che purtroppo ha ancora un forte contenuto di dimensione troppo piccola. La dimensione piccola non è un fatto, diciamo, rilevante per la capacità progettuale dell'impresa. Un'impresa piccola aveva una grande idea, un'impresa grande può essere un'impresa che ha molte meno idee, ma è un fatto rilevante nella realizzazione dell'idea, sia sul piano organizzativo sia sul piano finanziario. Sul piano organizzativo, perché avere una dimensione organizzativa indipendente dal progetto, preesistente al progetto, consente di fare meglio il progetto, consente di fare insieme più progetti e consente di trovare le sinergie tra i progetti. Sul piano finanziario, perché essendoci sempre più una relazione inevitabilmente tra il capitale proprio investito e i finanziamenti di cui l'attività economica può godere. Questo perché lo dice Basilea 2, ma prima di Basilea 2 lo dice la logica evidentemente, perché le banche sono imprese come le altre, quindi ovviamente devono avere conto nel momento in cui fanno degli affari.
quello che è il valore anche finanziario dell'impresa che fanno l'affidamento. Forme di intervento come quelle che sono previste da questa normativa, attraendo capitali sia esterni sia lasciando nell'impresa i capitali autoprodotti con le forme della esenzione dalla tassazione, eccetera, di fatto consentono di patrimonializzare le imprese, quindi consentono a parità di altri riferimenti di elevare il livello di patrimonializzazione dell'impresa. Se un'impresa è più patrimonializzata, a parità di altre condizioni, ha possibilità di utilizzare il credito in modo maggiore e ha capacità organizzative maggiori, e quindi nel presupposto che abbia anche dei progetti e delle idee, che non è un dato di fatto, ma che comunque è un presupposto che comunque sarebbe utile sempre ricordare, voglio dire che questo consente di sviluppare. E quindi anche per chi fa il pensiero di mestiere di banca, questo aiuta, evidentemente aiuta non solo nella valutazione, ma aiuta nel fare il mestiere di banca, cioè nel dare più credito. Ecco, fatte queste due osservazioni, però volevo concludere le mie osservazioni mettendo il cappello da presidente dell'Unione Industriale delle Imprese di Roma, e quindi cercando di dire come questo tipo di provvedimento è un provvedimento che per il nostro paese deve diventare strategico, e non solo per i motivi che sono stati ricordati dall'onorevole Carlucci e da altri interventori, e cioè del fatto che si possono allargare ad altre manifestazioni di impresa nel settore nell'attività culturale, ma perché se è vero che noi dobbiamo individuare una strategia di sviluppo per il nostro paese, al di là della congiuntura finanziaria complessa, al di là delle preoccupazioni che ovviamente sono presenti oggi sul mercato, noi dobbiamo capire che noi abbiamo alcune linee di sviluppo che sono strutturalmente, come dire, date, e quindi c'è poco da inventare, c'è solo da capire e da attuare quello che la storia. Spesso gli uomini, e forse questo non è un limite, un vantaggio, non riescono a farlo da soli, la fanno come soggetti collettivi, in tempi lunghi, però possono interpretare, possono anticipare, e possono quindi da questo tipo di interpretazione di anticipo trarne maggiori vantaggi e minori rischi. Allora è evidente che un paese come il nostro ha delle prospettive di sviluppo che si muovono sul piano industriale, nella valorizzazione di quello che è il Made in Italy, che non è soltanto, come voi sapete, la moda, ma è anche l'alimentare, anche la meccanica, cioè è la capacità dell'impresa italiana di fare innovazione di processo, innovazione di prodotto in settori che hanno mercati universali, perché oggi abbiamo processi di internazionalizzazione e di esportazione molto più rilevanti di quelli che i centri studi prevedono. Io mi diverto da 2 o 3 anni a dire delle cose diverse da quelle che dicono i centri studi, e per da 2 o 3 anni c'ho ragione, e ogni anno mi dicono stavolta sbagli, pure quest'anno mi dicono che sbaglierò, cioè quando io dico che avremo una crescita del PIL dello 0,6, 0,7, 0,8 e non dello 0,1, 0,2, tutti dicono ma tu sei, no. E invece purtroppo se a maggio dell'anno prossimo faremo i conti e vedremo se anche questa volta ho ragione. Perché? Perché i centri studi estrapolano il passato, non mettono il valore aggiunto dell'elemento innovativo. L'elemento innovativo nel caso di specie che attiene l'economia italiana, pure nella complessità della situazione economica del nostro paese, è che noi abbiamo in atto da 3 o 4 anni un processo di internazionalizzazione potente, forte, di cui ancora non c'è consapevolezza nei numeri e neanche nel percepito della società italiana, perché dato che viene in gran parte fuori, lo sanno solo quelli che la fanno, non so se avendo l'idea, quelli che stanno qua, che stanno distratti su altri problemi, voglio dire, ne vedono solo un pezzetto, voglio dire, vedono il titolo in giornale. Questo dimostra perché le nostre esportazioni, anche nei 4 mesi di quest'anno, che sono stati mesi difficili e saranno i prossimi mesi difficili, hanno comunque avuto un saldo attivo al netto della bilancia energetica di 15 miliardi di euro contro 9 miliardi che avevano avuto nei 4 mesi dell'anno 2007, che guarda caso erano di gran lunga superiori ai 4 mesi dell'anno 2007. Questa è una linea di sviluppo, come dire, internazionalizzare la media impresa italiana che, come dire, fa innovazione di processo e di prodotto e che mettiamo nella categorizzazione media.
L'altra grande linea di sviluppo del nostro paese è, tra virgolette, imprenditorializzare, non voglio usare la parola industrializzare perché, come dire, può essere interpretata in termini restrittivi, imprenditorializzare i servizi. E i servizi sono sostanzialmente servizi alla persona. E i servizi alla persona e società moderne sono sostanzialmente di due grandi categorie. Quelli, e attengo tutti e due i servizi alla qualità della vita, quelli, chiamiamoli, per il bene salute, non so se ne rende, e quello per il bene tempo libero, cultura, espressione, non so se ne rende. Ecco, a questo punto, questa seconda area, in questa seconda area, la cultura non è, come dire, soltanto l'espressione della soggettività, dei valori di ciascuno di noi, non è soltanto l'occasione per estremizzo la joint venture tra lo Stato e l'impresa che andrebbe fatta meglio, in modo più strutturato, in modo in cui ognuno si tenga le sue responsabilità e i suoi rischi e non trasferisca agli altri, voglio dire, i rischi e si prende solo i vantaggi. Questo vale per l'uno e per l'altro. Non è solo questo, è qualcosa in più, è capire che la cultura come, come dire, elemento che congiunge molte attività, voglio dire, dei servizi, voglio dire, alla persona, voglio dire, è un fattore di sviluppo potente per l'economia del paese, non solo per la dimensione di crescita dell'impresa di Tozzi, o di Cinecittà Studios. Questo è quello, e questo provvedimento può dare, se come noi spieghiamo, verrà applicato presto, che verrà applicato bene, in questo bisogna che gli operatori evidentemente si mettano una mano sulla coscienza e lo facciano, può dare una, come dire, un salto logico di approccio rispetto a questo ragionamento. Se noi capiamo questo, capiamo che investire in politiche fiscali nei beni immateriali evidentemente deve essere diverso che investire in politiche fiscali per i beni materiali, perché se io faccio il mestiere di stampatore e stampo un libro e compro una macchina e poi non trovo chi mi affida il libro da stampare e quindi non uso la macchina poi dopo un po' di tempo me la posso rivedere, ho perso una quota del capitale, non ho perso tutto il capitale. Se io investo in una produzione culturale, se io investo in un soggetto, se io investo in un film, se io investo in un'attività immateriale, se io investo in una ricerca, se va bene guadagnare, se va male ho perso tutto. Ed è questo il motivo per cui è difficile spostare senza un intervento fiscale gli investimenti dai beni materiali ai beni immateriali, perché nel bene immateriale è misurabile il costo dell'insuccesso, nel bene immateriale il materiale non è misurabile il costo dell'insuccesso, è totale se c'è il successo. E poiché l'insuccesso fa parte del gioco, fa parte del mestiere dell'impresa, l'impresa per poter fare investimenti in beni immateriali deve da un lato avere una struttura patrimoniale e organizzativa forte, per cui deve saper perdere delle partite senza mettere in discussione l'impresa, e dall'altro deve avere una strumentazione fiscale che aiuti a rendere equilibrato l'investimento in un bene materiale rispetto all'investimento in un bene materiale, se no tutti investono nei palazzi, perché non dovrebbero investire in un'altra cosa? Quello sta là, casomai non va dalla fitto quest'anno, ma l'anno prossimo va da là, c'è la crisi, c'è, può darsi il terremoto, però c'è l'assicurazione, da quell'altra parte non ci stanno assicurazioni che tengono terremoti, voglio dire, che consentano di bypassare. E allora concludo, da un punto di vista di politica economica e di politica industriale, questo provvedimento va nella direzione giusta e noi dobbiamo saperlo cogliere, saperlo valorizzare come un'opportunità che può concorrere a costruire un percorso su una strategia di sviluppo per il nostro paese che non è vista soltanto nella logica legittima, tra virgolette, lobbistica del settore di cui io mi onoro di far parte, quindi ovviamente utilizzo anche quella strumentazione, ma vista la logica dell'interesse generale e quindi del cittadino azionista dello Stato, del cittadino cliente del mercato. In questo senso io penso che è un passaggio importante, finalmente abbiamo superato la soglia, diciamo, del break-even della evidenza, e in questo il libro è molto utile, in questo futuro con apprezzamento non solo per l'onorevole Carlucci e per Vino Corona, ma per quello che aveva scritto, perché
Io penso di essere uno abbastanza, come dire, esperto, va, usiamo questo termine, però non avevo il libro, avevo però le bozze, quindi avevo potuto aver letto le altre libri. Me lo rileggerò perché è, come dire, da un quadro sistemico e insieme analitico alle problematiche. E spesso, perché io dicevo già, ma sistemi di piccole imprese o di investitori potenziali con le dimensioni del vino, l'informazione parziale non risolve il problema, perché la gente oggi, grazie al cielo, in un mondo che pensa di essere più libero e speriamo che lo sia sempre di più, può ragionare con la testa propria e quindi vuole avere il quadro di riferimento per poter decidere cosa fare. Non gli basta, come dire, la caravella, perché non insegue la caravella se non capisce che c'è alla fine del percorso. E quindi sotto questo punto di vista il libro, voglio dire, ha una funzione formativa, se posso usare questo termine, divulgativa, oltre che di analisi, che a mio avviso è un problema, perché uno dei problemi che hanno spesso le norme italiane è che poi le sanno soltanto gli addetti ai lavori e quelli che l'hanno fatto, non so se rendono l'idea, e questo ne riduce di fatto l'impatto, e questo è un ulteriore problema, in questo caso mi sembra non si può. Grazie mille per la vostra attenzione. Io ringrazio il dottor Abete e volevo domandare al dottor Tozzi e al dottor Giannini e anche Barbagallo se, dato che abbiamo il piacere di avere Michele Placido, che avevamo annunciato che però è in lavorazione su un film, quindi magari sposterei un attimo la scaletta di qualche minuto, se non, però ne approfitterei anche, però devo chiedere l'attenzione del quindi vi darei il dottor Placido, che era in sala. No, però volevo fare soltanto una domanda, posso fare cinque minuti, perché insomma io personalmente non approfitto della blocco. Non esagero. No, la domanda sarà semplice, però vorrebbe un po' essere un po' provocatoria, anche perché diciamo né Carluccio né io siamo amanti poi del buonismo in assoluto. Le volevo porre il seguente quesito. Alcuni, ma soprattutto nella sua veste diciamo di banchiere, alcuni presidente di banca, vabbè, però banchiere uno pensa che c'è un'azione della banca, però insomma nel senso nell'immaginario collettivo, sì, lei, sì, sono banchiere, lei è un banchiere più che un banchiere, sì, non sono bancario, diciamo sono presidente di banca, appunto, però se vuole mi immagino che io sono. Allora, diciamo alcuni analisti della storia dell'economia, ma lo so, alcuni analisti sostengono che uno dei motivi della crisi di dimensioni di crescita dell'industria cinematografica italiana, ma questo vale anche per altri settori dell'industria culturale, sia stata dovuta non soltanto a delle strumentazioni normative un po' vetuste, appunto, diciamo che nell'85 quando alcuni esponenti socialisti fecero il Fondo Unico per lo Spettacolo, la norma era in qualche modo innovativa per allora, poi sono passati 25 anni e adesso è totalmente vetusta. Però molti operatori del settore, ma non voglio togliere la parola ai produttori presenti. La domanda molto brevemente è questa. Alcuni sostengono che sia stato, ma lei di questo non ha responsabilità, però adesso ha un incarico in BNL che fa sì. La domanda è questa. Alcuni sostengono che una delle cause della limitatezza, della piccolezza dell'industria scenografica italiana sia stato questo asse abbastanza perverso che si è creato per molti decenni tra il Ministero, tra la Direzione Cinema e la BNL, la quale ha operato per molti anni con la benedizione dello Stato, per questo lo Stato voleva, come braccio esecutivo e comunque sostanzialmente in regime di monopolio. Questo ha impedito, e la situazione italiana è unica a livello europeo, non vorrei dire a livello mondiale, per cui in Italia non sono entrate, se non in anni recentissimi, con molta timidezza, altri soggetti bancari. BNL ha un rapporto diciamo ormai intimo con evidentemente un gruppo bancario francese, e in Francia invece il cinema si caratterizza perché c'è da molti decenni una gran pluralità di soggetti finanziatori e attori nel regime bancario. Allora, senza nessuna diciamo provocazione autocritica, anche perché lei non è responsabile diciamo delle precedenti gestioni, mi piaceva domandarle se diciamo in questo connubio tra la banca francese e la banca italiana è emerso in qualche incontro questo tipo di diversità. Grazie. Senza, le rispondo con molta franchezza. Fino a qualche anno fa, fino al 98, BNL era lo Stato italiano, non si dimentica, e quindi era inevitabile, come dire, che lo Stato italiano utilizzava come strumento tecnico di operatività dei propri interventi la banca, che era l'amministrazione competente per la virgolette, certo, non c'è. Perché quando poi sono accaduti due fenomeni, da un lato
questo passaggio, e dall'altro si è aperto il mercato anche con una serie di interventi, perché noi oggi siamo gestori con l'articolo cassa della convenzione attualmente in gente, dopo aver fatto una gara con altre banche che hanno partecipato. Quindi, come tale, e così come lei sa che oggi una serie di, diciamo, di nostri concorrenti, diciamo, dicono che possono investire nel settore, alcuni investono pure. Quindi il problema del passato è la conseguenza di un assetto pubblico di un certo tipo. Oggi non esiste più per i modelli che ho detto, perché c'è competizione sul mercato tra le banche e dall'altro perché c'è stata la privatizzazione della BNL. Però io la risposta a questa domanda gliel'ho data prima di fare la premessa, gliel'ho data perché io ho dato le domande, cerco di capire, cerco di dare la risposta prima, per lograre che, come dire, non sembra che la domanda risponda. Io rispondo prima, quindi lo ripeto, quindi nessuno può dire ma come si giustifica, no, io l'ho spiegato prima. È evidente che la dimensione d'impresa è un elemento rilevante soprattutto in settori nei quali si investe in beni immateriali. E quindi il resto, che si chiami cinema o si chiami altro tipo di attività, è del tutto esterno alla cultura, è come dire, è la banca oggi è un'impresa e non può che essere un'impresa. La banca è un'impresa, ha dei clienti e degli azionisti, deve, come tutte le imprese, finanziare un'altra impresa che fa un altro mestiere, nel presupposto che quest'altra impresa, oltre a pagare l'attività che questa banca presta, cioè il tasso di interesse, viene restituisca il capitale, no? Per esempio, è lei. Chi di voi facendo magliette o facendo, voglio dire, altri tipi di prodotti avrebbe accetterebbe un cliente, un soggetto che nel momento in cui prende un cliente sapesse che gli dà il bene e lo prende corrispettivo, mi sembra, voglio dire, andando peraltro contro gli interessi. Quindi è evidente che i processi economici sono processi che tendono, tra virgolette, a omologare nel bene e nel male. Da un lato c'è questa, diciamo, questa maggiore sfida, essendo imprese bisogna che il cinema si presenta come imprese, che non si presenta come strumento tecnico lì, quindi con dei progetti, con delle storie. Voi sapete che questo non vale solo il settore del cinema, vale per esempio il settore delle costruzioni, per usare un'altra area che è come molto forte, fin tanto che uno mantiene o manteneva, adesso che se c'è l'impatto si sta, l'abitudine che uno per fare un palazzo faceva una società, poi smontava la società, faceva un altro, cioè fare un altro pazzo, ogni volta cominciava da zero, non si poteva lamentare se cominciava da zero. Le persone che stanno a questo lato, voglio dire, lavorano in modo, voglio dire, strutturato con le banche, in questo senso con BNL, con, penso, il ciclo della soddisfazione, perché sono imprese che hanno fatto delle crescite, hanno investito su se stessi, si sono dati un'organizzazione e quindi hanno titolo, voglio dire, quindi avendo delle prospettive di sviluppo devono essere, vengono tra virgolette ricercate. Che cosa ci porta l'integrazione con BNP Paribas? Con questo concludo. Secondo me ci porta innanzitutto alla conferma di una sensibilità comune, perché anche BNP Paribas ha una sensibilità importante in questo settore, e quindi come tale, perché noi siamo rimasti presenti nel settore in questi due anni in modo significativo, anche se è possibile abbiamo aumentato, voglio dire. Ieri sera noi facciamo delle proiezioni private, adesso non posso invitare a pacchetti, non tutti quanti assieme perché c'è una sala piccola, come BNL, ieri abbiamo fatto il film che ha vinto a Cannes, voglio dire, e ogni mese lo facciamo per alcuni nostri clienti, voglio dire, e diciamo ieri c'erano parecchi, come dire, non abbiamo un grande numero di dirigenti francesi che sono in questo momento distaccati in BNL, perché contrariamente a quello che scrivo impropriamente qualche volta qualche giornalista, tutto il top manager di BNL è italiano, voglio dire, la gran parte viene dentro la banca, altro è stato messo sul mercato. L'unico, tra virgolette, che il protetto che svolta la funzione era il mio amico Gianluca Bonafè, che ha fatto amministro legato per questi due anni, perché adesso dal 1 settembre, essendo stato nominato direttore generale del gruppo, lascia questo incarico a Fabio Gaglia, che lo sapete. Quindi noi non abbiamo. Però ieri sera a questo film c'erano parecchi colleghi. Questo per dire c'è una sensibilità, come
dire, personale, insomma, voglio dire, sotto questo. Quindi certamente abbiamo preparato, ci ha fatto fare dei vasellieri, ci ha rafforzato sulla sensibilità, ma ci ha anche rafforzato sul mestiere. Noi dobbiamo trattare i nostri clienti come vorremmo che i nostri clienti trattino noi, se noi ci presentiamo da loro per acquistare bene i servizi, con massimo rispetto, con la massima attenzione, valorizzando i progetti, valorizzando la storia dell'impresa, ma sapendo che siamo imprese, non facciamo altri mestieri, facciamo i mestieri d'impresa. Quindi alla fine dell'anno dobbiamo rispondere della qualità del nostro servizio e del rendimento dei nostri azionisti, che voglio dire nel caso specie, poi come voi sapete le banche sono distribuiti in tutto il mondo, sostanzialmente le grandi banche hanno grandi, anche qui bisogna, come dire, togliere questa filosofia che una banca è di un paese o di un altro, la banca è del paese dove lavora, perché ogni impresa è del loro paese. Cosa fa la nazionalità di un'impresa? I clienti, i collaboratori e il luogo dove si fanno gli investimenti, non chi ci ha messo i soldi, anche perché i soldi chi ce l'ha messi fra un po' non lo saprà nessuno. Perché col meccanismo dei fondi, c'è una tale distribuzione, voglio dire, dell'azionariato delle grandi imprese, per cui che un'impresa sia di origine italiana o di origine francese, noi vorremmo grandi imprese di nazionalità europea. E quando io, dopo una battaglia non piccola per mantenere questo progetto di sviluppo di internazionalizzazione PNR, ho incontrato la prima volta i miei colleghi, allora non colleghi, di Peppa Libà, gli ho detto, ma noi come ci dobbiamo considerare? Loro mi hanno detto, noi siamo un grande gruppo internazionale di origine francese, di nazionalità europea. E io ho detto, benissimo, siamo d'accordo, siamo di nazionalità europea. Ecco, noi dobbiamo passare questo passaggio, questo è anche nel mondo del cinema, altrimenti stigliamo perché abbiamo una competizione extracontinentale, ma poi non riusciamo a trovare le modalità per cui le forme di cooperazione, voglio dire, non siano solo, diciamo, di appoggio esposto, perché l'appoggio esposto siamo buoni tutti a fare, basta, voglio dire, prendersi un po' di quote, ma siamo progettualmente in cooperazione fin dal, come dire, ex ante. Questo mi sembra l'altra sfida che questo provvedimento può aprire, perché apre un progetto di collaborazione che non è necessitato a chi sta nel settore, ma anche a chi viene da fuori del settore. Mi avete chiesto di fare la replica, l'ho fatta, ma non volevo fare. Sì, no, saluto, sì, saluto, mi scuso con il dottor Tozzi che peraltro invece ha anche un impegno, ma lascio e voglio solo approfittare per ringraziare solo Placido perché lui ha avuto il coraggio qualche settimana fa e la stampa nazionale lo ha alcuni criticato, alcuni lo hanno apprezzato, insomma lui è intervenuto in un consesso, diciamo, preelettorale, uno schieramento di centrodestra e naturalmente alcuni, però noi l'abbiamo molto apprezzato. Diciamo. Ma, guarda, io voglio ancora precisare di più, io spero insomma veramente che questa legge di Bordone della Carlucci passi, perché i ragazzi, i giovani di oggi, ahimè, cioè voglio dire, non gli interessa a fare un cinema di destra o un cinema di sinistra, gli interessa fare il cinema, perché questa cosa. No, ma forse avranno pure questo, sarà, qualcuno dirà peccato, ma insomma questa è la realtà e noi dobbiamo adeguarci a una certa realtà, anche perché abbiamo fretta. L'esempio straordinario, io dico una cosa meravigliosa, cioè attenzione, guardate che fino a un anno fa, e qui aveva ragione Tozzi qualche anno fa quando diceva, il cinema italiano è in netta ripresa. Io oserei dire in questo momento, forse anche dopo i recenti risultati di Cannes con ben 4 film e tutti ottimi film, forse siamo stati la rappresentativa più importante non europea, del cinema mondiale. Lo vorrei sottolineare almeno sul piano della qualità. Poi lasciamo. Allora diciamo che siamo ritornati a essere il primo cinema europeo. Io penso di sì, in questo momento forse siamo il primo cinema europeo all'interno del nostro paese con i risultati a botteghino, e sul piano della qualità sono tornati i grandi registi una volta. Allora, adesso al di là di quello che sarà il risultato di questo momento, di questa riflessione, io stesso ho bloccato 2 progetti, perché piccoli progetti per carità produttivi, in attesa che passi questa legge. E sono dei ragazzi, sono dei giovani, ovviamente che non aspettano, stanno lì ansiosi, poi ripeto, tutto il resto credo che noi dobbiamo dare un ringraziamento soprattutto ai produttori, alcuni stanno qua a questo tavolo, che in questi anni hanno resistito con la qualità, l'hanno portata e i risultati si stanno vedendo. Grazie. A questo punto darei la parola al dottor Tozzi. Chiedo bene allora.
chiedo scusa. Fortunatamente, perfettamente ragione quando dice cerchiamo di fare qualcosa per i giovani, insomma in sostanza è questo. Noi parliamo molto dei giovani, ma in realtà li aiutiamo veramente poco. E prima si diceva del centro sperimentale, escono fuori tanti talenti, poi vengono abbandonati, sono io il primo a dire che insegno, andate via perché nessuno vi aiuterà. Però a parte questo, sono contento di essere qui oggi. Questa legge spero che verrà approvata. È molto complicata, devo dire che è complicata. Quando si dice tax shelter, poi si dice ci sono diversi tipi di tax shelter, se vorrei capire come si entra in questi meandri. E, il dottor Abete ha detto una cosa straordinaria, ricordatevi sempre che c'è l'impresa. Non vorrei che questo tipo di investimento venisse poi fatto non per i giovani, per coloro che hanno le fantasie più che sono le energie nostre del futuro, ma sempre investo perché li guadagno. Anche se poi mi tirano con le tasse. Ecco, questo è un punto che non ho capito bene e mi piacerebbe chiarire in futuro. E mi auguro che sia soprattutto diretto, perché si parla, investiamo nell'arte, investiamo nella fantasia, investiamo nel futuro, quindi nei giovani, e che tutto questo venga per prima cosa indirizzato a loro, non a coloro che già, cioè, è facile investire su un film che già sai che guadagnerà, voglio dire, non faccio nome, è un film di Natale. Dico, se io mi tolgo le tasse, dove che investo? Investo là perché guadagno di più, non certo su quell'altro perché è pericoloso. Ecco, stiamo attenti a questa cosa, se no diventa un giro che si morde la coda, un po' come quella legge che diceva se c'hai i punti li fai, le cose. Io ho trovato io difficoltà a trovare soldi, come quello trovati per fare un film, proprio per i motivi di quella legge che ha dei pregi ma dei grandi difetti. Quindi cerchiamo di equilibrare e di vedere bene in futuro, mi sembra, lo dico a voi perché non è compito mio, di chiarire bene questi punti. Sono veloce perché devo andare via, ringrazio di essere qui e io mi affaccio alla finestra, voglio vedere quello che succede, starò molto attento e se ci sarà da combattere, combatterò. Anzi, volevo ringraziare proprio l'onorevole che nel 1979 fu il primo a inventarsi questo tax shelter con Strehler e poi cosa dei tante, però mi sembra che strano, io più di 30 anni fa in America sentivo parlare sempre di questo tax shelter, noi siamo andati sempre per ultimi, meglio ultimi che mai, insomma, ma perché arriviamo sempre ultimi, non ci pensiamo prima? Allora velocissimi, così manteniamo la sequenza, adesso lui andrà via, ma tanto la risposta gli verrà in qualche modo riportata, diciamo la risposta di fatto in qualche modo c'è, perché senza rivelare nulla di segreto e senza violare consegne di riservatezza amministrativa, diciamo nei colloqui, diciamo nell'esamino che la Commissione europea ha fatto sostenere a Blandini e ai dirigenti del Ministero che il Ministro prima ha citato, c'è un problema essenziale, nel senso che tendenzialmente interventi di questo tipo, come il tax shelter e il tax credit, vengono osservati e guardati con grande scetticismo e preoccupazione della Commissione europea, intanto perché c'è una commissaria molto liberista che è la Kroes. E secondo, perché c'è sempre il rischio di degenerazioni e di approfittamenti, ma non nel senso necessariamente degenere e diciamo criminale del termine. L'argomento che ha posto Giannini è molto interessante, nel senso che tendenzialmente, questo nella fase appunto di scrittura dei decreti che di fatto sono pronti, però chiaramente stanno attendendo il placet della Commissione, possiamo annunciare, non è nulla di segreto, insomma è noto, insomma la rappresentanza italiana sa che comunque verranno approvati con qualche piccolo correttivo, però il piccolo correttivo va proprio nella direzione che citava Giannini, perché in linea di massima la Commissione dice va bene questi interventi, però dovete indirizzarli ovviamente, qui si apre tutto un altro capitolo definitorio, classificatorio, tassonomico, più verso i film, detto brutalmente, di interesse culturale piuttosto che alla cinematografia tout court. Quindi da quello che noi crediamo non è che sarà impedito, doveva venire oggi qua e sarebbe stata una bella provocazione averlo, insomma non si impedirà, come dire, ai De Laurentiis forse di utilizzare questi strumenti anche per, diciamo, le loro opere, ma tendenzialmente verranno privilegiate le opere che, per citare Giannini, non sono in qualche modo esattamente quelle che rispondono ai, diciamo, alla domanda dominante o alla domanda conformista del mercato. Adesso abbiamo il piacere di avere peraltro due produttori che sono sicuramente, lo dico non per piaggeria, ma insomma è un riconoscimento unanime tra i più coraggiosi e al tempo stesso tra quelli, come diceva Bete, che sono riusciti anche
a raggiungere quella massa critica che consente loro di muoversi a livello internazionale e soprattutto insomma di essere addirittura, non dico sì, soggetti che attraggono i capitali investitori, insomma, e probabilmente anche quelli bancari. Approfitto solo perché abbiamo avuto occasione di scambiare qualche parola. Facilmente previsto a Bede, esprimo la soddisfazione dell'industria per questo provvedimento che abbiamo atteso per tanti anni e che è uscito fuori da questa carambola bipartisan, effettivamente un po' fortunata, in cui abbiamo fatto sistema in qualche modo, anche se con un po' di diciamo di elemento casuale, sia lo spunto, insomma, è stata ricostruita qua la storia. Voglio sottolineare che in extremis un credo contributo abbastanza importante alla soluzione positiva della vicenda è stato dato proprio dall'insieme del mondo del cinema, che si è mosso in modo molto deciso e completamente unitario, direi, dall'Agis all'Anica, all'API, all'ANAC, ai 100 autori. Siamo stati insieme assolutamente condividendo la stessa posizione, la stessa decisione ferma. E questo è anche un cambiamento che c'è stato in questo contesto generalmente positivo del cinema italiano. C'è anche questo cambiamento di mentalità, vorrei dire, per parafrasare Fuga dei Angeli prima, siamo convinti di dover lottare perché la cultura non sia ignorante e l'industria povera, che mi sembra sia un rischio che il paese corre. Il provvedimento è molto buono anche tecnicamente, questa non è una cosa che succede spesso in Italia, basti ricordare una legge come la 122, che era una bellissima legge come impianto e che era un disastro come diciamo wording, cioè scrittura proprio. E questa non lo è buono sia il testo originale del ministro Rutelli. I decreti di attuazione sono estremamente fatti in modo estremamente competente, chiaro, molto preciso. Il lavoro di interazione con la comunità europea è stato fatto molto bene, per cui esce fuori un provvedimento veramente stato dell'arte in materia, anche perché coglie, diciamo, l'esperienza di tutti quelli che l'hanno preceduto e il lavoro di preparazione un po' incrociato fatto sul Vaticano, come è stato ricostruito precedentemente. Avrà un impatto molto forte, io ne sono convinto, ne sono sempre stato convinto, avrà un impatto molto molto forte, sia in termini di volumi, cioè di quantità, si potranno fare più film, perché le risorse che verranno, le risorse private, italiane ed estere, che verranno attratte direttamente e indirettamente da questi provvedimenti saranno ingenti, sia dal punto di vista della qualità. Io credo che la misura della qualità sia la diversità, cioè il fatto che si possano fare cose diverse. Credo che un provvedimento di questo tipo, rafforzando l'autonomia delle imprese piccole e grandi, permette più libertà di decisione, permette più libertà di sviluppo attraverso la creazione di una certa capitalizzazione propria, e quindi permette di sganciare non solo dal finanziamento statale, che ormai è pochissima cosa, ma anche dalle televisioni e dai distributori maggiori la elaborazione dei centri produttivi, grandi e piccoli. E questa è una cosa fondamentale perché, ripeto, secondo me la ragione per cui il cinema italiano oggi è buono è che è molto vario. Poi di volta in volta i giornali si innamorano di un film o di un altro e pensano che tutto il cinema deve essere fatto come quello, che sarebbe un suicidio. Per fortuna non succede, noi gli diamo retta. Cioè, continuiamo a fare tutti i tipi di film, cerchiamo di fare tipi di film sempre più vari, perché da lì viene la salute del sistema e la qualità. Credo che la ragione per cui la fiction televisiva invece è calata dal punto di vista della qualità è che purtroppo non c'è differenziazione, per via che le reti sono tutte molto simili. Noi dobbiamo assolutamente evitare che ci succeda una cosa del genere. Il provvedimento va in questa direzione. Credo si debba fare, prestare attenzione adesso per la realizzazione, a un'ultima cosa che forse manca, che non è che manca come diciamo presupposto tecnico, però è una cosa che sarebbe molto bene se ci fosse. Ci stiamo un po' lavorando come Anica e API insieme, ma credo anche che il tavolo vada allargato. Bisognerebbe definire una specie di piccola assicurazione che permetta, soprattutto per quel che riguarda il tax credit e il tax shelter esterni,
cioè gli investimenti delle imprese non cinematografiche nel cinema, qualche forma di garanzia sui progetti, nel senso che la cosa che vogliamo evitare è che ci sia un assalto alla diligenza con un uso inadeguato, improprio, e quindi alla fine scoraggiato. Tempo stesso però bisogna stare molto attenti a fare questa cosa in modo che, qui vado nella direzione che diceva Giancarlo, che è molto importante, in modo che il tipo di garanzie siano soltanto garanzie di curriculum e di qualità professionale, perché bisogna assolutamente che di questo provvedimento possano usufruire anche le produzioni piccole e anche produzioni nuove, perché bisogna aumentare il numero delle produzioni operanti in Italia, nel senso che ce ne abbiamo tantissime, però molto frammentate, bisogna favorire il fatto che si rafforzino delle nuove, che prendano un po' di solidità quelle nuove, e quindi ci sia un numero maggiore di centri di produzione che abbiano una certa consistenza. Questo è un settore su cui abbiamo cominciato un po' a lavorare anche col Ministero, secondo me è un terreno di elaborazione che va aperto al massimo. Concludo dicendo che fatta questa cosa, che è estremamente importante, ci sono altri, probabilmente un'altra zona da toccare per evitare che fatturato un buco se ne apra un altro, bisognerà probabilmente a livello di tavoli anche, diciamo, garantiti dal Ministero, ma fare un discorso, riaprire il discorso con le televisioni, perché la cosa che bisogna evitare che succeda è che calino i prezzi televisivi sulla base di un discorso sottinteso: ci avete il tax credit, vi serviamo di meno. Allora, se noi trasliamo il vantaggio del tax credit sui prezzi televisivi, noi abbiamo fatto il tax credit per favorire i gruppi televisivi. Penso che non fosse l'intenzione iniziale, per cui su questo bisogna, in primo luogo su un piano proprio di accordo del tipo di quelli che abbiamo, per esempio, con, che avevamo, che stiamo cercando di rifare adesso con Sky, quindi non una cosa cogente o una cosa aggressiva, però finché ci si riesce con una cosa pattizia, però bisogna arrivare a chiarire, a regolare, rendere più automatici e più sicuri i sistemi dei prezzi. Penso in particolare con Sky che stiamo trattando, l'altro grande area è quella della RAI. E infine, prendo una cosa che ho sentito dire al Ministro, mi sembra molto importante, questo è uno strumento di mercato che attira capitali privati, questo però non vuol dire, ripeto una cosa che è stata detta più volte e mi fa piacere che sia stata detta qua più volte, questo non toglie che lo Stato ha un compito di intervento diretto nella cultura che rimane tutto intero, semplicemente adesso lo potrà fare meglio e di più, perché l'intervento dello Stato attualmente è nella produzione cinematografica italiana molto marginale, perché abbiamo visto che siamo su un volume di investimento annuo di circa 400 milioni e che l'investimento dello Stato depurato da salti statistici quest'anno, per esempio, sarà intorno ai 35 milioni, cioè sotto il 10%. L'intervento dello Stato nella produzione cinematografica in Italia quasi non c'è. Allora, in più, i film che sono finanziati dallo Stato danno un esito che può sembrare molto positivo, cioè il loro media di incassi è più alta della media generale, cioè vanno meglio della media dei film italiani. Allora, questa può essere una cosa di cui uno è molto contento, però forse è anche un segnale del fatto che quei pochi soldi vengono dati a film che già ce l'avrebbero una loro forza sul mercato. Allora, dico questo per dire cosa? Che resta il ruolo dello Stato soprattutto per l'innovazione, la ricerca e la compensazione di ciò che il mercato non fa, e che i soldi che rimangono del FUS, e che non sono tantissimi, vanno indirizzati là, quindi non vanno più indirizzati a sostenere delle cose che potranno camminare con le gambe loro con il tax credit, e dovranno veramente essere destinati all'innovazione di ricerca. È un compito difficile questo. Per questo la creazione dell'agenzia mi sembra uno strumento estremamente importante. E poi ci saranno altre cose da fare, però insomma oggi possiamo dire che un pezzo piuttosto grande e portatore di futuro è in opera, e quindi ne possiamo essere molto fiduciosi. Grazie. Ringrazio Tozzi. Prima di dare la parola un attimo a Barbagallo, volevo anche in questo caso, spero, peraltro poi
purtroppo non avremo, diciamo che sarà l'ultimo intervento, insomma, salvo immagino Carlucci vorrà dare un saluto finale, anche perché poi alle 2 la sala, diciamo, un altro convegno, quindi abbiamo pochi minuti, ma insomma assolutamente tempo, anche 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, per Bagallo. Volevo solo fare un cenno, nel senso mi riferisco a lui, non perché anche la società di Tozzi non lo sia, diciamo come simbolo della produzione indipendente in Italia, per citare un episodio che è ai limiti dell'incredibile, che da osservatore, da giornalista, ho registrato qualche giorno fa in un convegno all'interno della Roma Fiction Fest, insomma. Il niente proprio di meno che il direttore delle relazioni istituzionali della RAI, il dottor Malesani, con un candore ai limiti dell'incredibile, molti si sono stupiti, si sono domandati, ma se l'ha detto forse c'è un motivo, e io ho anche elaborato una teoria che adesso esporrò, ha dichiarato che la RAI, che come sapete è sottoposta dalle normative europee vecchie e nuove, TV senza frontiere, adesso Audiovisual Media Services, e dalla legge 122, che come ha scritto come ha detto giustamente Tozzi, era una gran bella legge, però insomma che è stata male applicata, perché di fatto non è applicata, è totalmente in attesa, anche Mastritta, però poi anche non dipende solo da quello, credo, perché poi insomma, diciamo che ci sarebbe un'autorità che avrebbe dovuto implementarla, no? Sì, il soggetto era buono, la sceneggiatura è cattiva, insomma, e anche gli attori poi della sceneggiatura, a cominciare dall'autorità, cattivissimi, cioè incapaci oppure indolenti. E ha sostenuto una cosa che non dico doveva uscire sulla prima pagina del Corriere della Sera, ma insomma, diciamo, le pagine culturali di Repubblica, magari uno se lo sarebbe aspettato, o dell'Unità, o del Manifesto, insomma, che la RAI per legge dovrebbe dare una certa quota del trasmesso, una certa quota della propria produzione alla produzione indipendente. Come voi forse sapete, di fatto in Italia non esiste un albo dei produttori indipendenti, perché la legge, la 122 richiamata da Tozzi, prevederebbe che sia che fosse, insomma, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni a elaborare questo albo sulla base dei criteri che dovrebbero derivare dalla legge, dalla norma di fatto primaria. Per motivi che assurgono ai più e che possono essere affidati alla interpretazione politica, sociologica e anche culturale del sistema, l'autorità ha rinunciato a elaborare questo albo, l'ha fatto soltanto nel 2001 e negli anni successivi di fatto avviene sulla base di una logica di autocertificazione. Dato che nessuno in Italia purtroppo in questo settore ha paura dell'autorità perché non interviene, è assolutamente latitante, inadempiente rispetto ai suoi ruoli istituzionali, cosa succede? Attualmente in Italia le società che si possono fregiare del titolo di produttore indipendente, questo riguarda sia il cinema che la televisione, diciamo sono 22-23, perché gran parte dei produttori nemmeno si curano di andare a presentare la domanda e nemmeno si autocertificano. Risultato formale, dice Malesani, dal punto di vista formale, il 95% dei produttori di cui si avvale RAI e del prodotto che compra RAI sul mercato italiano, incluso le cose che fa RAI Cinema, non sono produzioni indipendenti. Per cui dice, noi siamo totalmente inadempienti. Il meccanismo qual è? L'impressione che io ho verificato parlando con qualche collega, che probabilmente in sede di Commissione Europea qualcuno sta andando a mettere la pulce e probabilmente RAI ha voluto simpaticamente scaricare la patata bollente sull'autorità. In realtà ha anche ragione. Però siamo in un paese in cui, come diceva Tozzi, non soltanto dal punto di vista economico, i 40-50 milioni di euro all'anno di intervento pubblico nel cinema sono un decimo di quello che comunque lo Stato francese dedica soltanto alla cinematografia, e lo Stato francese peraltro poi invece interviene anche a favore dell'audiovisivo non cinematografico, ma non solo c'è una debolezza di risorse, c'è anche una grandissima responsabilità sia delle istituzioni competenti, in questo caso chiaramente dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, sia anche in qualche modo di coloro che dovrebbero vigilare, il Parlamento in primis. Quindi il sistema, adesso tutto questo non per dire, cioè come dire, questo eravamo qua e siamo qua per celebrare sicuramente un provvedimento che è innovativo e che potrà intervenire a fare qualcosa, però c'è certamente un problema che, come mi capita di sostenere talvolta, è veramente ai limiti dell'incredibile. Insomma, Barbagallo lo sa, se si parla con produttori francesi o inglesi o tedeschi e si parla di produzione indipendente in Italia o di assetto del mercato, a loro viene un po' da ridere, a noi purtroppo viene un po' da piangere. Guarda, di tutte le cose di cui tu hai parlato ora, diciamo, quella che nei fatti, nella sostanza, è meno rilevante è quella legata alla produzione indipendente, alla definizione del prodotto indipendente, perché lì c'è un bisticcio molto grosso. Noi abbiamo affrontato sia con più volte, abbiamo fatto degli incontri con l'autorità e abbiamo discusso sul tema. Per noi molto semplicemente il produttore indipendente è quello che non è in nessun modo riconducibile
al broadcast e alla concessione di televisione. Già questo, insomma, sarebbe discriminante. Su questo non c'è obiezione, ma c'è una confusione enorme fra quella che è la definizione comunitaria di produttore indipendente. Nella sostanza gli investimenti di Rai e di Media vanno sulla produzione indipendente, per cui, diciamo, nella sostanza questo problema non c'è. C'è un problema diverso quando, sempre per la così citata legge 122, la definizione di produttore indipendente si lega anche alla classificazione delle opere e perciò agli obblighi di programmazione e non solo di investimento. Quelli di investimento sono più o meno rispettati, anche se con un'applicazione riduttiva rispetto all'intenzione originaria del legislatore che aveva scritto la 122. Per quello che riguarda le quote di programmazione è largamente disattesa, perché le opere sono così. Solamente per questo, no, solo per un piccolo inciso, perché in cartellina trovate, tra l'altro, diciamo che sono rispettate per quanto riguarda alcuni settori della produzione audiovisiva, non per quanto riguarda la documentaristica. In cartellina trovate una presa di posizione di Alessandro Signetto di Edo Kittens. Sì, sì, ma al di là degli obblighi assolti o meno, c'è un problema di classificazione, per cui quando si fanno i conti su delle cose che non tutti condividiamo, diciamo, no? E va bene. E per quello che riguarda la nostra situazione, cioè la situazione del mondo della cultura in Italia rispetto... Ma che succede? Ridete, che è successo? No, immagino, lo so, ma che mi distrago. Ovviamente l'abbiamo detto tante volte, il problema della la situazione della politica culturale negli ultimi anni in Italia rispetto a quella della Francia, cioè, insomma, è sempre stata no per tutti. Siamo diventati quasi noiosi nel ripetere che comunque bisognerebbe almeno partire da quel modello lì. Ora questo decreto, questo strumento segue quell'impostazione, ci sembra un passo avanti straordinario. Da anni tutti quanti diciamo che l'obiettivo finale sarebbe quello di un sistema finanziato non attraverso la legge finanziaria, che perciò tutti gli anni in qualche modo no, sappiamo a che cosa è soggetta, alle difficoltà del bilancio e anche agli umori di questi, della maggioranza. Il fatto che in Francia esista un sistema molto più finanziato e non attraverso la legge finanziaria dello Stato gli dà oggettivamente già lì un vantaggio straordinario, in un paese in cui, quando si parla di cultura e di politica culturale, tutti si mettono sull'attenti, qui tutti, non per un riferimento, tutti si ghignazzano, non era riferito, ma è venuto, non era riferito, però così è, per cui diciamo da parte nostra c'è questa rincorsa faticosa che, ti ripeto, però in questo momento, un po' per come va il cinema, un po' per come sono i rapporti tra le persone e le associazioni che un po' si fanno carico di rappresentare le categorie, attraversiamo un momento di ottimismo, speriamo non mal riposto. Il motivo per cui siamo oggi qui, questo strumento va assolutamente, ripeto, secondo me dobbiamo avere ancora un minimo, come dire, di prudenza rispetto a quelli che saranno effettivamente i regolamenti che riusciremo a far approvare in sede comunitaria, che possono, diciamo, dentro una cosa comunque, un quadro comunque positivo, possono spostare sia come tempistica che come effettiva, no? Poi incisività della legge. Oltre a questo, però, quello che voglio dire è che una volta approvato questa roba, secondo me avrà sicuramente un effetto virtuoso, cioè il problema del nostro cinema oggi è fondamentalmente un problema di risorse, poi anche di regole, ma diciamo, per ora parliamo delle risorse. Abete ha fatto un discorso chiarissimo, impeccabile, speriamo che qualcuno l'abbia registrato, perché ha fatto veramente una fotografia molto precisa di quella che è la situazione attuale e di che volano potrebbe essere poi lo strumento del tax shelter e del tax credit, sia dal punto di vista della patrimonializzazione delle imprese che dall'aumento di risorse disponibili. Le risorse, quello che diceva Riccardo prima, io quando parlo dopo di lui, chi parla prima poi dopo l'altro non sa mai di perché ha detto tutto quello che ha parlato prima, c'è un punto fondamentale, cioè il tax credit insieme al tax shelter, ma in questo caso anche molto il tax credit,
dovranno avere come effetto primario quello di abbassare la pressione che ora c'è sul FUS da parte di film che non devono andare a chiedere soldi perché devono farcela sul mercato. Oggi ci sono tanti, il motivo per cui oggi l'investimento, no, quando qui forse non so se l'avete citato, no, non credo, nelle slide prima non c'era, se voi vedete i film finanziati fino a 4, 5, 6 anni fa e i ritorni che venivano da quei film erano bassissimi in termini percentuali. Oggi, no, oggi quello che viene investito perché? Perché purtroppo le risorse del mercato non sono sufficienti a finanziare film che hanno chance commerciali. Quei film speriamo che col tax credit accetta riescano ad andare nuovamente solo sul mercato per lasciare le risorse del FUS a, diciamo così, alla ricerca, allo sviluppo. Una cosa fondamentale è appunto che le risorse del tax credit, non del tax credit, verranno applicate in modo assolutamente democratico sull'F24 del mese successivo, punto. Per il tax credit invece possono verificarsi degli effetti non credo desiderati dalla norma, cioè la concentrazione degli investimenti anche lì su film che non ne hanno veramente bisogno, a parte che io credo che Aurelio non li andrà a cercare, insomma, qui non credo che si guarda questo. Però potrà usare il credito imposta, adesso vedremo quello che dirà la comunità, però io penso che lì noi stiamo andando verso una cosa che crea delle che fa rientrare il tax credit dentro, sotto la tutela dell'eccezione culturale, altrimenti non potremmo, però nel modo più aperto possibile, perché abbiamo sempre detto tra di noi che è un finanziamento all'industria culturale, no? Per cui quello mi sembra tutto naturale e condivisibile. Il problema è sul tax credit, cioè la Fiat piuttosto che non so chi, insomma, non so chi fa, diciamo Telecom, su cui si potrebbero dire tante cose. E diciamo Telecom, è ovvio che Telecom, se decide di investire un pezzetto dei suoi utili su dei film di produzione nazionale, andrà a scegliere dei film che hanno delle chance commerciali. Non sono tanti e sono concentrati in capo a poche produzioni, oggettivamente. Questa è la fotografia. C'è sempre l'interesse nazionale e culturale. Sì, però bisogna vedere quale. L'Europa io ancora non lo so bene che cosa ha detto. È stato trasformato, cioè una delle modifiche importanti rilevate ai decreti attuativi è proprio questa, cioè l'aver introdotto il tema e quindi l'impossibilità, sì, certo, di finanziare altro che non i film di interesse nazionale e culturale. Questo ma mi sembra così, molto buono. Ma così come sono definiti oggi? Perché sì, così come sono definiti oggi, secondo noi è troppo limitato. È troppo limitato. Io penso che il tentativo, non so se c'è Mario La Torre qui, io penso che sia in corso una negoziazione, se non ho capito, posso sbagliare, per creare un corridoio che sta tra il film di produzione nazionale tout court e l'interesse culturale come oggi, una roba che è interessante culturalmente un po' meno di quello che oggi è il film di CN, no? Allora io penso che questo sia giusto, tentare questa strada, speriamo che ci si riesca. Poi però dico che siccome sarà un corridoio molto ampio quello della definizione di film di interesse culturale, devono nascere delle società di intermediazione immobiliare che ci sia assolutamente, ma veramente fondamentale, e si potrebbe fare molto rapidamente, lo potrebbe fare rapidamente il PNL con Paribas, che ha delle Sofica, io lavoro con delle Sofica francesi che sono partecipate in quota maggioritaria da Paribas, hanno tutte le conoscenze del settore necessarie. Non solo, l'esistenza delle Sofica ha fatto sì che in Francia accanto alla Sofica nascessero delle piccole banche d'affari senza sportelli dedicate agli operatori del settore, cosa che con i regolamenti di Basilea 2, che vede, ripeto, un intervento veramente impeccabile, però lui poi fa il banchiere bancario e ha un approccio diverso per le aziende del nostro settore, tranne 4-5, Basilea 2 non si può applicare, è inapplicabile, cioè proprio non è che dici no, ti devi impegnare, sì, ci vogliono 10 anni di lavoro per patrimonializzare un'impresa secondo Basilea 2.
il sistema delle piccole banche d'affari che si affiancano alle società fa sì che c'è un rapporto talmente diretto con gli operatori del settore, di conoscenza così profonda, che anche quelle normative lì vengono superate. È vero che per esempio BNL si è rimessa un po' in moto rispetto a quello che c'era un anno o due fa. Io che faccio questo lavoro da tanti anni, ogni volta che faccio un'operazione bancaria in Italia presto fideiussioni personali io, mia moglie, cioè quel piccolo patrimonio, le due case che ci fanno parte di qualsiasi operazione finanziaria che faccio nel mio lavoro. Quando ho fatto sull'ultimo che ho prodotto un'operazione molto più complessa in Francia e gli ho portato la situazione patrimoniale mia e della mia famiglia, mi hanno detto: sei pazzo? Mi hanno detto così, cioè mi hanno detto: ma lei è pazzo, ma perché noi non vogliamo sapere qual è la sua situazione? Lei viene qui come impresa, la conosciamo, sono 30 anni che lavora, per cui è vero che c'è un cambiamento, è vero che BNL per esempio, non solo BNL, c'è dentro un bagaglio di conoscenze in Italia e attraverso Paribas un bagaglio di conoscenze enormi in Francia, sia sugli operatori del settore che sul funzionamento di quelle robe lì. Loro potrebbero prendere il loro modello e portarlo qua in una settimana. Se non ci sono le SOFICA in Italia, lo strumento del tax shelter diventa una roba per due o tre imprese e nessun altro potrà come dire, beneficiare di quella cosa. Ne avrà un beneficio indiretto, nel senso che speriamo che FUS un po' si scarichi, insomma, ecco. Non so se ho detto troppo o troppo poco, ma insomma più o meno. Allora, diciamo che ci avviamo velocissima conclusione, io lascerei poi insomma, due minuti veramente a Carlucci per un saluto di chiusura, volevo solo dare alcune informazioni tecniche, a parte Barbagallo l'ha capito, ma io nella domanda che forse non siamo riusciti a rappresentare bene, vedete, avrei voluto che lui dicesse questo, che si confrontasse tra le due culture bancarie, cioè una cultura bancaria francese evoluta e plurale e una cultura bancaria italiana che ha comunque ancora il retaggio del monopolio, insomma, diciamolo, non c'è niente da fare. Volevo dire che non sono stati coinvolti diciamo, nella fase del dibattito, ma insomma ha dato atto anche perché sono in sala e insomma e hanno partecipato, comunque sono stati soggetti proattivi per raggiungere diciamo, un consenso trasversale rispetto a questa battaglia, anche vabbè, a parte degli autori di cui abbiamo avuto due rappresentanti, anche se non nessuno formalmente di 100 autori, insomma, anche se chiaramente li avevamo comunque invitati, insomma anche gli esercenti che sono un segmento ovviamente della filiera cinema, comunque ovviamente importante, quindi ringraziamo sia il dottor Bernaschi sia il dottor Protti. Volevo anche dire che per coloro che fossero così pazzi, nessuno dei presenti in sala, salvo alcuni di noi, perché insomma è doveroso, martedì prossimo a Milano Spirali Editore ha organizzato anche una seconda presentazione, come avviene anche in alcuni casi di libri, insomma, e anche a Venezia durante il Festival di Venezia, ma lì sarà anche, a quel punto avremo probabilmente le bozze veramente definitive dei decreti e quindi sarà anche un'occasione di confronto operativo, come diceva Barbagallo. E poi l'ultimo dettaglio, prima di dare la parola per la chiusura, ringraziare tutti per cureremo la pubblicazione degli atti comunque di questo incontro e comunque la registrazione audio video verrà messa online e peraltro Radio Radicale manderà online in diretta l'incontro di martedì a Milano. E l'ultima informazione, insomma, che l'operazione è un'operazione diciamo culturalmente anche provocatoria, insomma, perché nell'edizione di fatto di domenica di Libero questo volume verrà tirato in una quantità di copie pazzesca, per cui tutti coloro, come sapete, Libero è un quotidiano che da un po' di tempo pubblica anche una costola diretta da Giannino, che purtroppo oggi non è venuto, anche se insomma, aveva annunciato che ci sarebbe stato, insomma, una costola finanziaria ed economica, diciamo, una sorta di sub-quotidiano del quotidiano per l'anima economica, e quindi diciamo questo libro insomma, verrà distribuito di fatto domenica nel legato a Libero, insomma, quindi avrà una diffusione, come dire, pazzesca per molti aspetti. Lascerò la parola a Gabriele. Io vi ringrazio e la vostra pazienza è stata premiata dal fatto che qui c'è un piccolo buffet rinforzato come tipo pranzo, insomma, per tutti coloro che sono rimasti fino a quest'ora. Il mio impegno sarà vigilare che queste norme vengano attuate e diffonderle, quindi diffondere anche attraverso questo libro. Ci sarà un ciclo di conferenze anche con le varie confindustrie regionali che ho appena annunciato. Non hai sentito?
Io credo insomma che il tax credit e tax shelter permetteranno veramente l'afflusso di capitali che altrimenti mai sarebbero arrivati alla produzione cinematografica, ma garantiranno nello stesso tempo veramente la libertà di espressione, la libertà di scelta dei singoli individui. Insomma, lo slogan finale è: da uno Stato che tassa e spende ad uno Stato che detassa e permette all'individuo di investire meglio di quanto abbia fatto lo Stato fino ad oggi. Grazie a tutti. Allora adesso un momento di agenda perché io torno a Pinerusso e quindi vado a Venezia. Quasi finito, ci siamo già dei pediatri.